è finita, buonasera, finalmente tutti in campo, bentrovati, settimo anno del grande sport, il grande calcio di Canale 9, un settimo anno con questo Napoli che ancora non vince, 3 partite, una sconfitta, 2 pareggi, 2 punti, un po' di delusione, ma quest'anno sarà un anno speciale e sarà un anno speciale perché mia compagna di viaggio, ne siamo tutti entusiasti e orgogliosi, buonasera. Raffaella Fico, buonasera. Buonasera, Raffaella. Buonasera a tutti. Ben trovata, applauso per Raffaella, applauso, insomma. Elegantissima. Non potevo non esserlo, non potevo non esserlo. Senti Raffaella, molti mi hanno chiesto in questi 15 giorni della grande attesa perché Raffaella Fico. Beh, insomma, Raffaella Fico sicuramente perché ha un'esposizione mediatica nazionale, internazionale, un curriculum pazzesco, non solo, ma evidentemente è di una bellezza imbarazzante. Troppo l'unica... buono con tutti questi complimenti. No, figurati, solo la verità. Solo una domanda. Sì. Ma mica ne capirai anche di calcio, no? No, io non capisco nulla di calcio. Ah, ecco, questo diventa un problema. Ascoltami, io ho seguito un anno di Premier. Non so tu come sei messo, ma mi sa che al riguardo sei messo un po' male. Devo dire che ha ragione, devo dire che ha ragione, perché sì, la Premier l'ha seguita molto. Attento che ti rubo vicino il posto, eh? Tutto può accadere, tutto può accadere. Allora, analizzeremo il momento del Napoli, una sconfitta, 2 pareggi, i mugugni. E con Maurizio Sarri, che evidentemente dovrà correre ai ripari. Lo faremo con un parterre de roi. E beh, io incomincerei dall'onorevole Clemente Mastella. Buonasera, buonasera, onorevole. Buonasera. Gennaro Iezzo. Buonasera. Buonasera. Maurizio De Giovanni. Qui alla nostra sinistra Enrico Fedele. Buonasera. Toni Iavarone. Buonasera. 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 Diego De Luca. Buonasera, buonasera a tutti. E non solo Raffaella, perché gli amici da casa potranno interagire con noi, perché non solo il pubblico che ci è venuto a trovare in studio, ma soprattutto da casa avrete la possibilità di essere voi gli opinionisti di tutti in campo, rivolgendo domande ai nostri ospiti. E non solo, tra poco collegamento con Roma, avremo un editoriale pazzesco, ma come si fa per interagire? Chi è il nostro specchietto dei social? Il nostro specchietto dei social in questo momento che ci aspetta appunto a Roma, che è lì. No, sui social, a Roma ancora non abbiamo ancora attivo. È vero, lui non è ancora attivo, perdonami, non lui abbiamo è un altro la nostra specchietto. Bellissima Annalisa Rea. Buonasera Annalisa, anche a te. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera Walter, Raffaella, a tutti i nostri ospiti, ma soprattutto a voi. Ovviamente. Campo 9, la nostra pagina Facebook Tutto Campo, e per interagire con noi con un SMS 324 59 13 40. Cominciate a scriverci, io sono qui, vi aspettiamo, poi ovviamente continuerò anche a darvi tanti aggiornamenti perché c'è anche una partita da seguire, Sampdoria-Bologna. Eh sì, rinviata ieri a causa del maltempo, cominciata da pochi minuti, la seguiremo con Annalisa Rea, che tra l'altro ci diceva iniziate a scrivere, avete già iniziato in tanti, io vedevo già dei WhatsApp, la realtà è che ci sono i mugugni, la Juve ha fatto un solo punto, noi due, meglio essere ottimisti. Però, la grande novità di quest'anno, un'esclusiva di Canale 9, aprirà la puntata, tutte le puntate di Tutti in Campo, il presidente storico del Napoli, colui che col suo Napoli ha regalato 2 scudetti, la Coppa UEFA, le Coppe Italia, la Supercoppa nel 90. Un'esclusiva pazzesca, perché il là alla puntata la darà Corrado Ferlaino. Allora, amici miei non dell'avventura, onorevole Mastella, Diego De Luca da Radio Kiss Napoli, la radio ufficiale del calcio Napoli, Maurizio De Giovanni, Enrico Fedele, Toni e naturalmente Gennaro. Invito ad ascoltare l'editoriale di Corrado Ferlaino, che vogliamo ringraziare naturalmente, perché ci darà tutti i temi, tutti gli spunti per un super appuntamento. Siete tutti pronti? Scendete con noi, tutti in campo, Corrado Ferlaino. Eccolo qua. Buonasera, mi chiamo Corrado Ferlaino e avevo promesso di non parlare mai del Napoli. E questa promessa non la posso mantenere perché l'editrice di Canale 9 mi ha pregato di intervenire. L'editrice di Canale 9 è una donna eccezionale, una grande imprenditrice, una persona che stimo molto. Mi ha pregato di partecipare a questo suo sforzo, lo sforzo della televisione finanziario per l'organizzazione di questo programma, e non ho saputo dire di no. Quindi parlerò del Napoli. Ma io sono tifoso
e ve lo dico subito, sarò, parlerò del Napoli in modo fazioso, sarò fazioso, anzi faziosissimo, quindi scusatemi se non dirò mai quello veramente la verità, ma dirò una para verità. Bene, il Napoli ha pareggiato ieri e dice Sarri che ci sono dei progressi. Io quello, parliamo un attimo di tutto il calendario, la Roma ha sofferto molto contro il Frosinone, ma ha vinto 2-0. La Juventus invece ha pareggiato, ci sono delle squadre, delle piccole squadre che stanno giocando molto bene, il Chievo c'ha due o tre giocatori eccezionali, il Sassuolo sta giocando anche molto bene, è la vittoria delle piccole squadre, le quali sono allenate per fare i punti all'inizio del campionato, mentre le grandi squadre, che tra l'altro hanno cambiato anche parecchio, devono ancora trovare l'amalgama, quindi fanno grandi figure queste squadre che giocano con grosso impegno, che giocano con grosso accanimento. La Roma in particolare ha vinto una partita subendo molto il Frosinone, ma ha vinto perché ha, io dico Cazzim non è una cattiva parola, è una parola napoletana che bisognerebbe rivalutare, perché vuol dire furberia, determinazione, voglia di lottare, insomma è una bella parola napoletana, non è una cattiva parola. La Roma ha vinto perché ha Cazzim, nel secondo tempo la Roma ha subito molto praticamente gli attacchi del Frosinone, ma con il Cazzim che c'è, e poi c'ha una difesa di ferro e soprattutto un uomo De Rosa che copre molto la difesa, quindi dopo che è riuscito ad andare in vantaggio alla fine del primo tempo il Frosinone non è riuscito a pareggiare e la Roma ha vinto 2-0. Devo dire che anche la partita vista ieri sera tra l'Inter e il Milan, beh, ci sia una grande differenza, molta più determinazione da parte dell'Inter. E ci sa Jovetic che è un grande giocatore, Guerin ha fatto un grande gol. In Milan c'è la novità di Balotelli. Balotelli ha dimostrato di non essere il Balotelli che noi conosciamo. È un Balotelli che ha subito i fischi, non ha detto niente, ha giocato bene. Probabilmente sta cercando di fare pratica per diventare di nuovo il centravanti della nazionale. Ma parliamo un attimo del Napoli. Il Napoli ha subito un primo gol perché i giocatori, la difesa è sempre la stessa difesa dell'anno scorso, più o meno. Poi però c'è Insigne che è l'unico giocatore del Napoli che veramente a cazzo mi ha pareggiato subito. Poi c'è stato questo secondo gol probabilmente da annullare perché Saponara ha pigliato la palla con il gomito e se l'ha aggiustato un po', l'arbitro non l'ha visto, ci può stare per l'amor di Dio. Il Napoli ha ripareggiato nel secondo tempo e tra l'altro, come già è successo altre volte, l'Empoli la parte finale delle partite le gioca male, è un crollo praticamente, e il Napoli si è trovato con l'Empoli con i giocatori che avevano i crampi, quindi il Napoli ha giocato uno dei migliori attacchi del campionato, non è riuscito a fare il terzo gol. Io avrei giurato negli ultimi 20 minuti che il Napoli avrebbe vinto la partita, avrei giurato, avrei scommesso e avrei perso la scommessa perché il Napoli non l'ha fatto. Perché? Perché il Napoli mostra che non ha cazzibbe. Come si fa a far dare, avere una squadra, dare, inculcare il cazzibbe a una squadra? Beh, secondo me ci deve pensare l'allenatore, ci deve pensare la società, ci deve pensare l'ambiente. Il cazzibbe non si compra, si provoca, si produce. Il Napoli ha mostrato di non averlo e speriamo per la prossima volta che abbia Cazzim. La firma in calce di Corrado Ferlaino. Se siete d'accordo io lancerei subito sui social un hashtag. Hashtag manca la Cazzim. Questo è il parere di Ferlaino. Prima di sentire il mio parterre de roi sulla Cazzim, senti Raffaella, ha parlato di Balotelli e ha detto è un Balotelli diverso, è un Balotelli che vuole riprendersi il posto da centravanti nazionale, non ha reagito alle provocazioni, gran partita, so che hai visto il derby, ha ragione Ferlaino. Beh sì, l'ho visto molto più grintoso, carico e soprattutto determinato perché avrebbe potuto fare la differenza quando comunque è entrato nel secondo tempo all'interno del derby. È un ragazzo che ci farà sognare, io sono convinto che darà i suoi frutti. Allora, per la FICO, Balotelli ci farà sognare. All'inizio?
Adesso non litigate sul Balotelli. Zio Enrico, non essere cattivo. Zio Enrico, lo ha chiamato zio Enrico. No, fermo, ci arriviamo. Parliamo di Napoli, No, ti devo fermare. Prego, su Balotelli. Volevo solo dire che sulle qualità di Balotelli, al di là dei rapporti che ci stanno, io cinque anni fa, lui mi faceva fare sul Mattino una rubrica. Più di sette anni fa. Sette anni fa. Saranno famosi. E io misi Balotelli come il giocatore più forte al mondo del 1990. 90, vabbè, chiaro? Allora, chiusa la parentesi Balotelli, apriamo al tema lanciato dall'ingegnere Ferlaino. Maurizio De Giovanni è una squadra a cui manca la cazzimma? No, io farei una proposta. Vale. Facciamo altro hashtag? Farei una proposta. Diamo per premesso, quindi diamo per scontato. Cioè, da aspettare, troppo presto, non è giusto dare giudizi, diamo tempo al tempo, eccetera. Perché questo, come tutte le cose nuove, hanno bisogno di essere... Perché sennò continueremo tutti quanti a dire questa cosa, come si dice sempre, ed è vero, ed è giusto. Nella realtà dei fatti, premesso che c'è da aspettare, che ci auguriamo tutti, che già dalla prossima partita ci sia una clamorosa inversione di tendenza, devo dirti che io, sinceramente, da tifoso, sono un po' preoccupato. Sono un po' preoccupato perché io ieri ho visto una squadra in crescendo dal punto di vista della corsa, il che mi preoccupa perché noi abbiamo sempre detto finora che la preparazione era un carico, che ben presto avremmo visto man mano aumentare un po' alla volta. Questi alla fine correvano tutti. Ma tu stai con Ferlaino? Ha ragione l'ingegnere, manca io la cazzimma? Non credo che sia una questione di cazzimma, io penso che sia... Una errata applicazione dei ruoli dei giocatori. Cioè, i giocatori sono moltissimo applicati fuori dal loro ruolo naturale. Tra poco analizzeremo. Facciamo un giro rapido sulla cazzimma. Mastella ha ragione, Corrado? Ma in parte sì, se uno intende il fatto che c'è una sorta di indeterminazione, ma questo è anche sul piano strategico. Cioè, è l'allenatore che ancora ha cambiato anche modulo in corsa, quindi ancora non sa come... definire al meglio la struttura della squadra. Io devo dire che nel paradosso delle prime due giornate in realtà c'è questo, che tranne l'Inter e in parte la Roma, le grandi squadre soccombono perché ancora non trovano l'assetto tattico e strategico, invece le piccole squadre sono quelle che vanno anche perché sono quelle possibile. Più rodate però sì, credo stai che... con Ferlaino, lanciamo l'hashtag manca la cazzimma? Sì, è stato mio presidente, ho dirò consigliere con lui, quindi ha maggior ragione da questo punto di vista, mi fa piacere che sia così, quindi recupera anche un rapporto che si era un po' raffreddato nonostante qua il caldo enorme che c'è in questo studio. Siamo molto lui, caldi, è molto caldi per la prima puntata. Però non è solo quello, non è soltanto quello, ahimè non è solamente quello. Cioè mi ha lasciato in stucco che ho visto qualche dichiarazione di no, Sarri, ti fermo, diceva... ti fermo Clemente, poi ci arriviamo a perché il Napoli non vince. Io chiederei un parere ad Enrico Fedele. Sono io. Certo. Zio Enrico. Zio Enrico, perdonami. Allora, il presidente Ferlaino, come sempre, l'ha accennato, è una persona talmente intelligente che ha detto che lui non dice mai la verità. Non dice bugie, ma non dice la verità. E ha deviato il discorso della cazzimma, perché poi ha fatto capire chi gliela deve dare, l'allenatore e la società. La cazzimma, mettiamola in panchina. Manca l'idea o l'utilizzazione di alcuni giocatori e manca anche l'esperienza dell'allenatore. Sentiamo anche Iavarone e così come dice Ferlaino, no? No, ma io vorrei tradurre, ma non spetta a me tradurre quello che ha detto Ferlaino. Ma il termine cazzimma vuoi tradurre? E né tampoco il termine cazzimma. Però è chiaro che il riferimento a quella che chiamiamo ferocia sportiva e di questo alimentiamo dibattiti, considerazioni ed analisi perché l'attribuiamo per esempio per definizione alla Juventus. Quindi che cosa significa? Significa avere la forza, la determinazione, la grinta, la volontà di riuscire a superare momenti difficili mettendoci dentro un po' tutto, furbizia, un qualche cosa di particolare e via dicendo. È chiaro che questo è un Napoli un po' ingenuo, diciamocelo chiaramente. Ingenuo. Allora completiamo il giropalco perché poi Raffaella darà il là alla puntata vera e propria. Iezzo, ha ragione Ferlaino, stai con Ferlaino oppure no? Tu che fino a ieri giocavi con molti di questi ragazzi, Gennaro. Ma io credo che la cazzimma uno ce l'ha o non ce l'ha, perché io credo che la cazzimma ce l'hanno soprattutto chi è abituato a vincere. Tu lo conosci il colmo della cazzimma? No, mi sembra il colmo della cazzimma è Nunto Boglieris. Questo è meraviglioso. Questa è la cazzimma. Credo che ce l'abbiano quelli là che sono abituati a vincere, perché non si può vincere soltanto se sei bravo tecnicamente o sei forte fisicamente, ma se non ce l'hai dentro, quella cattiveria è una cosa giusta, innata.
quella cattiveria giusta che ti fa allenare tutti i giorni per arrivare ad un obiettivo importante. Per questo credo che il Napoli oggi ha delle difficoltà e io credo che questo modulo qua il Napoli lo sta mettendo un po' in difficoltà. Chiudiamo il giro palco con Diego De Luca, perché anche ai tempi di Benitez per 2 anni si diceva, e lo disse anche Rafa, a questa squadra manca la Katsim. Quindi è un tormentone, visto che siamo nella città un po' dei tormentoni che ci portiamo dietro evidentemente da un pochino di tempo. Però sentivo Ferlaino parlare di Katsim in termini di furbizia, di mentalità vincente, e ha fatto l'esempio della Roma. Va detto però che la Roma rispetto al Napoli ha una continuità tecnica. Garcia comunque sulla panchina adesso per il terzo anno consecutivo e quindi si è riuscito a dare un'idea ed un'impronta di gioco. C'ho Fedele che scalpita, non mi far arrabbiare Fedele. Ti prego Diego, non mi far arrabbiare Fedele. No, io quindi, non lo faccio Diego apposta. È continuità tecnica. Facciamo anche un hashtag continuità tecnica perché lui è un Raffaelita. Fermo restando che Annalisa Rea tra poco rivolgerà al nostro parterre le domande da casa. Raffaella, io direi però, entriamo nel vivo di questa prima puntata di Tutti in Campo. E lo facciamo con la prima slide. Prima slide. Cercasi vittoria. Cercasi vittoria perché il Napoli una l'ha persa, 2 le ha pareggiate. E allora e si cerca la vittoria. Perché il Napoli? Ma secondo me scarseggiamo un po' sulla difesa. Cercasi vittoria, Maurizio Sarri, per lei il problema è difensivo. Vengo subito da te, zio Enrico. Ma ha ragione Ferlaino a questa squadra? Ma che bella questa grafica. Cercasi vittoria è molto bella. Manca un po' di cazzimma, Raffaella? Ahimè, come diceva prima Iezzo, o ce l'hai o non ce l'hai. Tu ce l'hai? No, io no. Sicuro? Non lo so, me lo dovresti dire tu. Io penso di no. No, lei è meravigliosa. Fammi chiedere una cosa a chi è un protagonista, è stato un protagonista in campo. Quando non c'è questa famosa cazzimma, che succede? Cioè, è l'allenatore che vi stimola, vi pungola, per certi versi vi sgrida pure, vi urla in testa per farvi risvegliare qualcosa, perché è chiaro che naturalmente uno la deve avere, però se non c'è un trapianto bisogna farlo. Funziona così o vi dice sempre no, quanto siete bravi, quanto siete belli? Sicuramente un allenatore deve cercare un po' di spronare i suoi giocatori. Ma molto volte lo sa che lo può fare pure, diretto lo può fare anche il pubblico. Io credo che quando inizi magari a sentire il fiato della gente, del tifo, magari qualche attributo riesce anche a tirarlo fuori. Però voglio dire, se fosse per questo il pubblico di Napoli ha il massimo di cazzima che esiste. Ma finché, però nonostante questo sono tre volte che ha 2 punti appena. In una partita come quella di ieri, no? Dove avrebbe dovuto essere applicata e come questa? Io penso che sia semplicemente Beh, io una pillola di carenze una tecniche. Una pillola te la do, Maurizio, una pillola te la do. Già quando Saponara tocca con la mano io non la vedo quella cazzimma. Quelli della Juve sarebbero andati no. Zio Enrico, allora, prego. Non ci sono i giocatori che sono trascinatori. I leader. Allora, non ci sono. Ricordate, così come nella politica, nel mio mestiere, ci sono dei personaggi che trascinano. La Juve, e io qua l'ho detto qualche mese fa, sta peccando di presunzione, di nuovo ciclo, ha tolto tutti i giocatori di grandissima qualità, ma non solo tecnica, ma quelli di essere leader in campo. Io ho avuto la fortuna di avere giocatori come Sensini, Cannavaro, Turamo, Bogosian, cioè gente che nel campo hanno preso i propri giocatori tra il primo e il secondo tempo attaccando e l'hanno appeso vicino al muro perché non correvano. Allora, quella è la cazzimma, la voglia, la ferocia. In questa squadra, tranne il portiere, che purtroppo sta lontano, va bene, non esistono giocatori che siano, io dico sempre, locomotiva. Il Napoli è fatto da giocatori carrozze. Gennaro, ha ragione Fedele quando magari sono i leader ti appendono nello spogliatoio? Partiamo che il direttore ha sempre ragione. Ho capito, lui ha sempre ragione, ma Stella ha sempre ragione. Walter, io credo che... Trasmissione al miele stasera. No, che via. Allora, Fedele dice una cosa importante, che molte volte, e ci siamo anche dimenticati questa cosa, abbiamo detto il pubblico, abbiamo detto l'allenatore, ma i veri trascinatori poi sono quei 3-4 giocatori importanti. Il Napoli... C'è Reina, c'è Hamsik che è un leader silenzioso, potrebbe essere Higuain, ma è isterico, non è anche questo qua che ti può prendere per mano e ti porta allora ti perché porta non vince? Cosa manca a questa squadra? Il Napoli non vince perché un giocatore al posto sbagliato. Oggi è un Napoli che comunque sta lavorando anche in un modo diverso, Walter. Ci vuole anche tempo per assimilare determinati discorsi che vuole l'allenatore.
e ci vuole del tempo. Fedele dice che non vince perché... Scusatemi, non vince perché a mio giudizio Sarri gli ha fatto degli esperimenti, adesso deve capire che è finito il tempo degli esperimenti, perché nel calcio il tempo non te lo dà nessuno. Il Napoli è Napoli, la stampa napoletana, tutti noi gli dobbiamo stare vicini, però ci dobbiamo fermare. C'è bisogno che lui si confronti con uomini di calcio che stanno nella società, non solo col presidente. E chi sta nella società deve saper dire anche le proprie idee, perché non è possibile non far giocare Koulibaly, a mio giudizio, in questa squadra. Non è possibile far giocare un giocatore mancino che non è mancino sulla fascia sinistra. Non è possibile tenere in panchina dei giocatori, cinque di loro, che hanno 100 gol. Allora, bene, dico, quindi, scelte tecniche, allora, modulo... Tutti dobbiamo... Però dobbiamo... Io voglio rispondere anche a Maurizio. Cioè, noi secondo me commettiamo sempre un grande errore di valutazione. Diciamo che il problema del Napoli... Voglio dire, stiamo comunque parlando di calcio, no? È un problema complesso, non è un problema semplice. Dare una sola risposta a un problema complesso, secondo me, è sbagliato. È chiaro che dentro c'è anche questo, ma dentro c'è anche la famosa Gazzim, dentro magari c'è qualcosa che non è venuto e che, non, e che si aspettava, gli errori dei singoli. Il tempo, Tony! Il tempo che tempo è limitato. Una volta il tempo, no, ragazzi. Ma io non voglio dire tempo. Allora cioè, ti dico, parleremo di tempo, tempo per opportunità. Tempo, tempo come meteorologico. No, il tempo di far assimilare il nuovo tempo meteorologico. Di questo calciatore Serie A ha lavorato un intero ritiro, ha lavorato... sta lavorando, ha avuto anche la sosta, io ho grandi momenti, io li ho visti meglio fisicamente e ciò nonostante non abbiamo vinto. Allora, io ieri guardavo Saponara. Cioè, no? Scusami, quindi tu non dai tempo, tu non dai tempo a Sarri. Time over. Tre giornate a casa. Assolutamente no. Il tempo va dato, per carità. Però bisogna anche, io vorrei anche vedere... la sperimentazione, cioè uno qualcosa in corso. Maurizio. Cioè, allora, io ieri avevo Ulam e Strinic in panchina, quindi abili e arruolati, perché se no in panchina non ci vengo, perché non ci va Zuniga, no? Quindi per essere in panchina Ulam e Strinic vuol dire che Ulam e Strinic potevano giocare. Vedo giocare Isai a sinistra, il che significa che noi non abbiamo fatto una sola azione su nessuna delle due fasce. No, a questo punto, ragazzi, allora, Boni, che c'è, Raffaella? Che succede? Quindi, la colpa è solo dell'allenatore? No, e colpa. Vorrei porgerla all'onorevole Mastella. L'ha chiesto a Mastella, cioè, perché mi sento che comunque siete lì, dovrebbe gestire, usare. Lui, Raffaella, impara. Fedele risponde per tutto il parterre. Ah, ok. Non Mastella, e poi su Zuniga, tra poco andiamo ad analizzare. Ce ne deve andare a casa. Buono, ho detto da analizzare Rea, tu non sei la Rea. Ho detto io che si arrabbia facilmente. Non è la Rea. Mastella, è colpa di Sarri? Ma colpa di Sarri, sai, io vedo ad esempio che oggi la squadra che è in testa è l'Inter. Però l'Inter in realtà l'ha fatta Mancini. Si può dire altrettanto che la squadra di Napoli l'ha fatta Sarri? Cioè, l'idea di Mancini è l'idea in prestito alla Premier League inglese. Quella che conosce il manager, la FICO, che mi ricorda... Il manager, tu scegli e affidi le responsabilità dirette. Non credo che Abramovich si interessa di chi è il laterale sinistro o l'esterno destro. E la stessa cosa è stata fatta con l'Inter. Col Napoli non credo che Sarri abbia scelto quelli che voleva, tranne Valdifiori, ma non mi pare che sia... Sarri allora sì, da questo punto di vista responsabilità, diciamo la verità, insomma, così va nella vita come nel mondo del calcio, le responsabilità in negativo e in positivo sono un po' di tutti, cioè so della società e so dell'allenatore. Mastella, e mi chiedo se ieri il Napoli alla fine avesse perso, già staremmo a parlare quasi messi in discussione di Sarri stesso, anche se De Laurentiis dice no, fino alla sesta giornata vado avanti, però i tifosi avrebbero iniziato però a dire... Però Mastella, De Laurentiis in una intervista alla radio ufficiale ha detto Sarri deve stare sereno. Sarri deve temere, giusto, come no, è come il stai sereno di Renzo a Letta, a Renzi a Letta. Allora ormai siccome è cambiato lo stile in politica e anche nel mondo del calcio, credo è meglio non dire sereno, stai sereno. Meglio insomma essere avveduti e non stare tanto sereno. Meglio parafrasando Gomorra a dire stai senza sereno, pensiere, di non essere sereno. Se gli dice stai sereno, là, dato come va a finire, è meglio evitare anche lì. Allora, stai sereno, Diego, subito da te, che poi ci analizza con una notizia, o meglio, una dichiarazione del procuratore di Zuniga, prego. Di capire sul tempo, perché la sensazione che c'è, insomma, respirando un po' la città, è che si voglia quantificare questo tempo, ma io credo che non sia possibile quantificare un tempo necessario, una deadline per questo allenatore. Penso che sarebbe anche ingiusto nei confronti del mister. Vogliamo lanciare hashtag quanto tempo date a Sarri? Magari ci sarà una deadline ufficiosa. Qual è la deadline? Cioè, secondo voi quanto tempo ha?
dire, non so se è una buona idea. Allora, tutte queste parole inglesi fatele capire, perché voi siete giovani e aggiornati. Allora, però dobbiamo dire, se facciamo questa, tempo limite, parli italiano. Se noi dobbiamo parlare di calcio alla gente, sì, che ha la bontà di sentirci, dobbiamo dire le verità. Diciamo le verità. Ah, noi però parliamo se di calcio. Poi dobbiamo fare il mestiere abile del mio amico da tanti secoli, Mastella, e allora dobbiamo fare la politica. Noi dobbiamo parlare di calcio, ok? La gente è insoddisfatta, va bene? Perché è insoddisfatta? E stiamo tutti dando, che cosa? Grandissima possibilità a Sarri di poter finire gli esperimenti. Finire, perché il tempo non c'è più, e vedere. Ah, quindi per te è già scaduto time over? No, ma è il tempo di fare esperimenti. Ah, esperimenti, scusa. Allora, scusa, se ieri Boban dice una cosa, la dico io un mese fa, dice Boban capisce più di me. Che ha detto Boban? No, ha detto, scusatemi, ma come fa questa squadra a non tenere due difensori e a giocare con Rombo quando non può giocare e tiene cinque giocatori che c'hanno... Non ti arrabbiare, aspetta. L'ho detto io a Boban. No, però se l'hai detto tu a Boban, scusa. L'ha detto il nostro amico Moggi la settimana scorsa. Eppure allora, ma dite allora, tutte le stesse cose allora. Ma c'è il problema di parlare con l'allenatore e dirgli: guarda, tu hai fatto degli esperimenti, amico mio, così non andiamo bene, cerca di trovare una formula. Il baricentro, Bari Nord, baricentro, Bisceglie e Molfetta, togliele da me. Amici della Puglia, ah, buonasera a tutti in campo. Raffaella, scusami, una domanda per te. Ma Boban ne capisce più di Fedele, secondo te? No. Ho fatto una domanda, Enrico. Ho chiesto a Raffaella, a tuo avviso Boban ne capisce più di Fedele? No, ma tu questa domanda non l'hai detto. Ho capito, ma fammi, fammi rispondere. No, cioè, che capisce da faccio... giocatore, io capisco da dirigente. Certo. Io avevo un allenatore, parlo per esperienza, no, che sto a fare qua? Certo. Un allenatore, una volta, andiamo a giocare a lei, poi ti dico il nome, lo chiami pure, l'abbiamo pure chiamato. Chi è? Dice, Olivier, richiamalo. Fece male l'attaccante, dice no, io non faccio giocare a Bonazzoli. Ma lui dice, no, non faccio giocare a Bonazzoli perché Bonazzoli non è pro. Senti, ma tu hai bisogno di una tour, e perché non deve giocare? Noi l'abbiamo comprato, tu te ne vedi. E lo facesti giocare? No, lui disse, vabbè, lo faccio giocare perché è forte di testa nei calci d'angoli contro. Quindi sulla difensiva. 3-1 a Utrecht. Coppa. Chi segnò? 2 gol Bonazzoli. Sai che mi disse Olivieri? Ti credevi che non lo facevo giocare? Ha detto una grande bugia. Allora voglio fermo il colloquio. Aspetta, Enrico, con gente di calcio, Enrico, ci deve essere. Sarà un grande compito per me tenere a bara Fedele. Annalisa Rea, so che il procuratore di Camillo Zuniga ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure, così? Eh sì, Sarri dice che non sta bene, ma non è vero. Tuona così Riccardo Calleri, agente di Camillo Zuniga. Sarri dice il falso quando afferma che il giocatore non è in condizione per giocare. Zuniga sta bene ed è a disposizione. Sull'eventualità di una cessione il procuratore del colombiano non si sbottona. Soltanto vedremo. Quindi per il procuratore Zuniga sta bene Maurizio De Giovanni, ma se sta bene, come dice Calleri, perché Zuniga non gioca allora? Zuniga ha un'evidentissima problematica di dialogo con la società. E questo mi sembra naturale, è meno esplicita di quella di De Guzman, ma non siamo molto lontani. Zuniga ha giocato le partite con la nazionale, non ha giocato con Napoli, ma io temo che per il modo in cui Sarri intende gli esterni, noi Zuniga non lo vedremo mai, nemmeno se fosse reintegrato a pieno regime, perché lui vede sugli esterni dei difensori e se uno si sgancia e maggio, l'altro resta l'altro bloccato. Deve rimanere bloccato ed è il motivo per cui gioca Isai e non giocano Gulam e Stigio. Sentiamo Zuniga, aspetta, è di fatto un attaccante. No, è un principio del calcio, se va un esterno deve restare, è normale. Ma tu uno come Zuniga, tu che lo farei sempre giocare, lo farei sempre giocare perché secondo me è un giocatore velocissimo, è uno che anche in fase difensiva ti può dare una mano e poi quando... Poi non è scarso. No. Ma no, ci mancherebbe, è un giocatore che ti porta una grande manifestazione difensiva a Siena, quindi. E poi quando spinge questo qui diventa anche un costo vivo e reale di quello che oggi è il Napoli, no, c'ha un ingaggio abbastanza alto, non ha giocato per un po' di tempo, siamo andati alla ricerca di un giocatore tipo Zuniga, credo per mezzo mercato hanno cercato, e di vendere. Esatto. Hanno cercato di vendere, non ci sono riusciti, ma benedetti Dio, ma se ce l'abbiamo e se questo calciatore fa un campionato del mondo un anno, la Coppa America un altro anno, ma perché non dovremmo farlo giocare? Lo paghi. Perché non dovremmo farlo giocare? Io lo sapevo che su Zuniga avremmo acceso. Prego, perché c'ho la pubblicità. Vai. Un secondo su.
Allora, io sono con De Laurentiis e con Sarri. Zuniga si deve stare a casa sua. A 3 milioni e mezzo. A 3 milioni e mezzo. Perché ha rubato i soldi. Enrico, vabbè, però adesso non esageriamo. Non esageriamo. Ha rubato, non esageriamo. Non ha rubato. Non perché esageriamo. È un giocatore. Riportiamo tutto allora, a bel clima. Allora, se, allora, ascoltate. Io conosco bene Calleri e lui fa il suo mestiere. Beh, certo. Il giocatore hanno raggirato a De Laurentiis. Ma come? Quindi nessuno ha rubato i soldi e gli hanno fatto una truffa. Nessuno aveva la pistola alla tempia quando gli hanno fatto firmare il contratto di 3 milioni e mezzo. Poi si è scoperto questa situazione che è privacy, non si dice al ginocchio. Si è operato. La legge sportiva prevede che se un giocatore per 6 mesi non gioca, la società ha l'opzione di... Della rescissione. Di risolverla... Sì, proprio a favore, appunto, bravo. Di fare la rescissione. Allora il giocatore, 15 giorni, 20 giorni prima del sesto mese, si rimette in campo. Si è messo in campo. Non è corretto è scaduto. Come lo fa. Allora, poi non rigioca per 2 mesi e rigioca la Coppa America. Tutti vengono a fare il ritiro, compreso Higuain che aveva giocato anche 10 giorni in più, e lui rimane perché deve usufruire delle 4 settimane. Allora, i furbi devono stare a casa, se no questa società non dà la forza, Tony, la forza di una società. Abbiamo tempo, scatenato Fedele, questo è solo l'antipasto, noi vi stiamo accompagnando alla cena, Fedele vi ha servito l'antipasto, Raffaella tra poco il primo, il secondo, il contorno, il dolce, l'amaro, anche il limoncello ti faccio dare. Che facciamo adesso, Raffaella? Diamo la pubblicità. Ci fermiamo, torniamo... Tra 2 minuti saremo ancora tutti in campo. Bentrovati a tutti in campo. È la prima puntata. Buonasera Raffaella Fico. Buonasera a te, buonasera al nostro parterre de Rouen, meraviglioso Enrico Fedele, scatenato anche durante la pubblicità. Tony Iavarone, Diego De Luca da Radio Kiskis Napoli, Maurizio De Giovanni, Gennaro Iezzo, Clemente Mastella. Cara Raffaella. Dimmi. No, fammi dare il limoncello. Ah, devi dare il limoncello a Fedele. È brevissimo. Allora, premesso che tu abbia ragione, premesso che bisogna anche punirlo, Zuniga, la migliore punizione per uno così qual è? Gioca, vai e gioca. Vattene ti utilizzo a casa. Fino a quando io ne ho bisogno. Vai Columbia, e tu che hai fatto il dirigente. Scusa, tu che hai fatto il dirigente. Devi anche ottimizzare i costi se e le risorse. Deve andare, devi dare l'esempio. Perché De Guzman sta facendo la stessa cosa. E perché De Guzman è fuori rosa e Zuniga no? No, però entrambi non convocati, entrambi non convocati. Sì, ma lui ha detto di Zuniga, Sarri ha detto di Zuniga che non è in condizione, mentre di De Guzman ha detto che la società sta parlando. Fermi però, perché De Guzman e Zuniga non c'erano né a Sassuolo né con la Sampdoria né tantomeno ieri sera. Allora noi vogliamo capire, c'è un problema di Cazzimma come dice Ferlaino, è un problema di uomini come dice Fedele? Cara Raffaella, bisogna evidentemente trovare la soluzione. Vogliamo entrare nell'argomento importante della serata, del tormentone della città? Esatto, e lo facciamo con la prossima slide. Rimodulare? È un problema di modulo, perché tanti dicono che bisogna cambiare modulo, che questo organico non supporta il 4-3-1-2 con Insigne tra le linee. E allora, è un problema di modulo, Fedele? Bisogna rimodulare? Allora, aspetta. Questa squadra, a detta di tutti, tranne di Sarri, nasce con il 4-3-3. Ok? Perché per sfruttare le caratteristiche dei giocatori che ha il Napoli è l'unico modulo. Anche perché questo famoso baricentro che si perde... lo acquisti perché quando gioca Calegollo, Gabbiadini e Mertens o Insigne con Higuain sta pur sicuro che quello che hai visto il primo tempo, cioè questa penetrazione sempre sul lato sinistro tra Croce, Ruiz e Maccarone che si allargava, hanno timore, cioè le squadre che incontrano il Napoli e gli allenatori quando vanno, sanno che ci stanno quelli, dicono ai loro giocatori dove andare, allora tu hai fatto l'allenatore. Allora, che gli dici tu? Se vedi una squadra con questi tre attaccati, che gli dici al tuo terzino? Che gli dici, Iezzo? Che gli dici? Stai attento. Sicuramente se parte uno invece di venire tre ne tengo qualcun altro dietro. Ma è un problema di giocatore. Ha ragione Raffaella che ci ha proposto questo ritmo. Io sono sempre convinto che i giocatori
che hanno determinate caratteristiche e devono essere messi nelle posizioni dove possono far male. Noi abbiamo gli esterni alti più forti, secondo me, d'Italia, d'Europa. Ed Europa, d'Europa. Ed è secondo me, io li metto in condizione di far bene. Questo è il concetto. Noi abbiamo ancora la squadra fatta per fare un gioco che non viene utilizzato più. Non è questione, io non parlo manco della fase di non possesso, io non parlo manco della fase di possesso di palla, parlo della fase di non possesso. Allora ieri abbiamo visto Saponara, no? Saponara è un giocatore veramente a tutto campo. È un trequartista. È un trequartista che torna, è un trequartista che marca. Quindi Valdifiori può stare dove sta con un Saponara e stiamo pigliando a modello una squadra che è arrivata quindicesima l'anno scorso, perché qua si continua a parlare come se l'Empoli avesse vinto il campionato l'anno scorso. L'Empoli è arrivato quindicesimo. Beh, d'altronde Maurizio non è la Juventus. Ma Valdifiori con Saponara aveva un senso. Maurizio. Valdifiori con Insigne questo senso non ce l'ha. È uscito al cinquantesimo, allora, perché non ce la faceva Maurizio, più. Maurizio, gli istruttori, i maestri di calcio, questa scuola fiorentina nata da Orrico, perché Orrico fece la stessa cosa, cioè sono testardi fino all'ossessione. Beh, Sarri ha detto di no, però ha detto io sto provando il 4-3-3 e anche il 4-3-2-1. E allora forse quello che ho detto all'inizio non è stato interpretato bene. Ma per te deve cambiare modulo, Enrico? Non si discute proprio. Allora, per Fedele sì. Prego, Diego, prego. Io difficilmente immagino Maurizio Sarri arrivare a Napoli, a Castelvolturno, e fare i primi allenamenti con una lavagna. Si gioca qui con il 4-3-2-1, si gioca qui con il 4-3-3, oppure con il modulo attuale, insomma, che sta utilizzando il Napoli, con il trequartista. Avrà avuto un confronto con i giocatori? Avrà parlato con i ragazzi, avrà parlato con i giocatori. I giocatori gli avranno risposto, facciamo questo modulo. Se tu fossi Insigne, preferiresti proporti come trequartista o entrare in un ballottaggio in cui sei tu? Gabbiadini, Caglione e Mertens per due maglie. Insigne ha chiesto... È ovvio che Insigne dice... Ma ha chiesto di giocare trequartista, lui ha detto proprio io ho sempre voluto provare a giocare trequartista. Ma c'è trequartista e gli ha dato l'opportunità. Se e poi non lo vedo neanche male, io insegno trequartista tra l'altro, a me non se mi piace. Non lo vedi male, ma c'è trequartista e trequartista. Ma come ieri, francamente, allora, scusa, qua il concetto del trequartista lo dobbiamo capire bene. Il trequartista era Platini, il trequartista era Gianni Rivera. Cioè giocatori che non hanno... Il trequartista è Saponara? Saponara, ti dirò, ieri contro non nasce un Napoli, trequartista. Contro un Napoli lento in mezzo al campo. L'altra difficoltà del Napoli è quella... Perché tu hai Allan che è un Gargano con i piedi buoni con l'inserimento. No, però aspetta Enrico, facciamo un giro così sentiamo anche gli altri. Facciamo sul due modulo. Giri allora. Sul modulo, prego. A questo punto è meglio il modulo 4-3-3? Le cosa ne pensa, onorevole Mastella? Io penso un po' diversamente da come la vedono loro. Cioè nel senso non è un problema di modulo. In realtà è un problema psicologico che parte dalla società. Si era puntato su Benitez immaginando grandi orizzonti europei. E poi si è ridimensionati su Sarri. Obiettivamente tutto questo non riflette la squadra, l'impostazione, che ora si cambia o si rimodula spostando l'esterno alto o quello basso. Francamente, insomma, restano i limiti che c'erano prima. Però, onorevole, i però, risultati che ci si aspettava ora, da Benitez non sono arrivati. Insomma, però sono arrivati. Due anni senza Champions, sono 80 milioni in meno. Se si fa come avviene sul piano politico, partendo dai sondaggi e poi dalle proiezioni, la proiezione di due... Finiamo che noi non arriviamo neppure quinti, cioè arriviamo decimi, non so, cioè partendo da quello che c'è, non mi pare che ci sia una grande qualità, tranne quella offensivistica che c'era già prima, a proposito non gioco neppure alcune di queste. Ma tu cambieresti modulo? Anche diciamo, la qualità dell'offensiva da parte di questi domanda, giocatori. Posso porti una domanda? Se tu nella tua scuola politica vedi, trovi 3-4 allievi, dei quali due scrivono bene, benissimo, e due parlano benissimo, e tu dici guarda secondo me quello che scrive può anche parlare è quello... della politica come si diceva dei carabinieri chissà, no, no, no 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 allora tu che fai li senti no li senti no 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 li senti se devono partecipare a una manifestazione elettorale parlare mandi chi sa fare i discorsi mentre se devono scrivere magari un discorso quando hai fatto questi esperimenti ti rendi conto se chi scrive deve scrivere e chi parla deve parlare o ti intestardisci che chi scrive deve parlare? Sì, ma la differenza ma bisogna ricambiare il numero è bello perché ci fa discutere, ci consente di parlare per 7 giorni del Napoli, lo schema, il 4, il 5, il 6, via dicendo. Io credo che qui ci sia un problema di fondo.
Sarri interpreta la manovra d'attacco, secondo me sbagliando, non sto dando assolutamente ragione a Sarri, solamente per vie centrali, non ci sono tre quartisti, ci sono attaccanti, c'è un flusso d'attacco centrale che va a occupare quello che è lo specchio della porta, ok? Quindi questo genere di manovra di Sarri, che è una manovra che ovviamente ha una sua validità, diventa difficile da applicare nel Napoli, visto che il Napoli è composto soprattutto da esterni, per cui dovrebbe ogni volta trovare dei giocatori che si adattano. Sono due, allora, ecco. Che non ha due pulsori, dico bestialità. Gli esterni bassi che vanno a mille negli spazi. Sì, ma allora qual è la cosa? Qui basta effettivamente allargare un po', diciamo, Insigne o Caleon, non fare fare a Caleon la seconda punta o non fare fare a Gabbiadini. Tu cambieresti modulo? Per cui, beh, diciamo che si cambia modulo, ma in realtà si gioca molto di più in maniera ampia, molto di più. No, però noi andremo incontro. Lo cambiereste il modulo? Certamente sì, ma andremo incontro però ad un altro problema. Perché guardate che giocare con, davanti alla difesa De Rossi è una cosa, con davanti alla difesa Valdifiori è un'altra. Lo diceva andare anche a fare Ferraino. Lo stesso modulo, il 4 no, ma non è così, perché Valdifiori viene preso, Valdifiori è un palleggiatore, Valdifiori non marca. Quindi levargli un giocatore davanti a Valdifiori, tu col 4-3-3, il giocatore che ha davanti a Higuaín, Valdifiori. Cioè, quindi lui non avrebbe proprio più... Ma quello è il motivo per cui Sarri non è cretino e capisce di pallone perlomeno quanto i tecnici che abbiamo qui. È ovvio, lui sa bene che il 4-3-3 risponderebbe alle caratteristiche di Mertens, di Caglion, di Goulam, di Strinic, dello stesso Insigne, al limite anche di Gabbiadini. Il problema è che lui, avendo Valdifiori davanti alla difesa, ha bisogno di un trequartista, perché lui con Higuaín davanti, Giorginio. Valdifiori viene preso in fila. C'è Giorginio. Ha bisogno di palleggiatori, le squadre di Sarri sono squadre di palleggiatori. E allora questo il 4-3-3 purtroppo non può farlo propriamente come diciamo noi. Le squadre di Sarri, perché... come Cesar, è allenato un Benfica, Real Madrid, di palleggiatori. Ma questo non si sapeva prima. Anche Sacchi, Enrico. No, fermi, Enrico, mi devo fermare. Buoni. Scusa, no, ti devo fermare per forza. Ho un tassativo perché da quest'anno, a tutti in campo, abbiamo un nuovo amico. E che amico? È un amico che stasera vi vogliamo presentare. Ve lo presenta Annalisa Rea. Caffè Camo, e allora benvenuto Camo e viva Camo! Annalisa! Eh sì, io sono proprio qui per parlarvi della filosofia dell'espresso Camo. Camo è il nuovo espresso per i bar, è il caffè che seduce al primo assaggio, che dona equilibrio e regala un momento unico per riconciliarsi con se stessi. Le miscele di Caffè Camo sviluppano un concetto di espresso come momento di sintesi della quotidianità, come esperienza straordinaria che genera benessere e piacere. Benessere e piacere, allora ragazzi, eh sì, applauso! Se genera benessere e piacere, un attimo Annalisa, che c'è Enrico? Questo caffè a chi lo dobbiamo dare? Ce lo dobbiamo pigliare noi, lo possiamo dare? Lo possiamo anche offrire a tutti gli amici, Annalisa. O magari lo diamo al magazziniere del Napoli. A Tommaso Starace. A Tommasone, ecco. Chi è che va a Diego, tu vai a Castelvolturno nei prossimi giorni. Mi dai una confezione? Molto volentieri. Dammi una confezione di caffè Camo. Possiamo dire al Napoli, guarda, lo piglia sicuro. Possiamo grazie. Dire allora. A Napoli che avrà una confezione gratis allora. Se lo usa? Allora, caro Diego... Caro Dio, Tommaso o senza zucchero? Tommaso se ne fa almeno 10-12 macchinette abbiamo risolto. Al giorno. Diego, abbi pazienza. Glielo portiamo. E poi che lo sponsorizziamo. Finiamo. Allora, prego, Annalisa. Lo prende su. Passo a te la linea, ovviamente, grazie, perché grazie, da Camo no, è che tutto. Mi fanno cenno che abbiamo attivo il primo collegamento della serata. Esatto. E in collegamento da Roma abbiamo Marco Cherubini, giornalista Sport Mediaset. Dal Circo Massimo, carissimo, carissimo. Buonasera, Marco. Buonasera. Buonasera. Che buonasera, fai, un che a tutti fai voi, al buonasera. Circo Massimo, Marco? Marco, buonasera. Controllo un po' qui la situazione, queste due squadre... Queste due, no, qui è tranquillo, non fare il malizioso perché qui è tutto sotto controllo. Non ci sono. Sai che Marco, per Enrico Fedele, Enrico Fedele, la Roma vincerà lo scudetto. Sì. La pensi così? Allora. Ma guarda, la squadra è competitiva, però dici secondo o no, me Marco? C'è una variabile abbastanza forte che si chiama Rudy Garcia. Perché se Rudy Garcia riuscirà a gestire bene il gruppo, allora effettivamente la Roma ha gli strumenti e ha la rosa per arrivare fino in fondo.
però qualche perplessità il tecnico francese già in queste prime tre partite l'ha fatta vedere. Senti, perché Marco, nelle grandi squadre, questa è la mia opinione, sì, volevo dire solo una cosa, nelle grandi squadre... Qui a Napoli, qui a Napoli, ci sono un po' di mugugni, ma dopo il pareggio di Verona ci sono stati anche nella capitale. So che le radio romane chiedevano l'esonero di Garcia, è così? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Guarda, il feeling con Garcia è bassissimo, perché quello che è successo nello scorso campionato ha lasciato un solco profondo. Quindi lo aspettano un po' tutti al varco, tifosi ma anche molta critica. Garcia non ha una critica buona qui a Roma, soprattutto sui giornali romani. Quello che volevo dire però, secondo me, che in questo momento la qualità, il quid in più che può dare il tecnico francese non è tanto dal punto di vista tattico quanto gestionale, perché quando hai delle grandi rose e hai tanti appuntamenti e tante ambizioni da rincorrere, la differenza la fa se riesci a gestire bene lo spogliatoio. Allora, ti fermo, Marco, tutti i giocatori, Marco, coinvolti e sulla corda. Ti fermo perché hai aperto a un tema. Fedele dice saper gestire un gruppo quando sei impegnato su più fronti. Bravo, e quando tu hai una rosa... Ciao Marco! Enrico Fedele. Allora, siccome Walter butta la pietra e nasconde la mano, voleva dire a Napoli stiamo drammatizzando, a Roma non hanno drammatizzato. Però poi non aggiunge che la Roma ha battuto la Juve e noi abbiamo pareggiato con la Sampdoria, che poi la Roma ha vinto a Frosinone e noi abbiamo pareggiato a Empoli. Quindi io ho detto tra l'altro, a capo. Tra l'altro ha vinto la Roma a Frosinone, ma giocando attimo, Marco, molto male. No, voglio finire. Prego, facciamo finire questo scatenato. E sono d'accordo con te, in questa emittente, io dissi, oramai c'è una spaccatura tra la società, qualche giocatore e Garcia. Se non prendono una soluzione quasi immediata, e io la vedevo in Ancelotti, se vuoi la mia... Io dissi, questa ha, è una domanda breve, brevissima, ha qualità per vincere il campionato. È inutile che fai che mara così. Ma no, scusami Marco, ma Rudy Garcia è a rischio? Sì. No, non è a rischio. Non è a rischio per due motivi. Il primo perché ha un contratto molto forte fino al 2017. Il secondo perché, come dicevate giustamente voi, dopo Verona si era scatenato il putiferio, ha battuto la Juve e in campionato è stata la prima volta, non era mai successo, la Roma aveva battuto la Juventus soltanto in Coppa Italia e poi dopo la sosta, sia pure giocando male, ha vinto a Frosinone. Allora tu mi insegni che nel calcio poi i risultati fanno la differenza, aggiungo tra l'altro che il calendario da questo punto di vista è abbastanza, come dire, gentile con la Roma, perché poi ci saranno Sassuolo e Carpi, che diciamo così, intervallati dalla trasferta di Genova con la Sampdoria, insomma non sono appuntamenti scabrosi, certo non paragonabili a quello di dopodomani qui all'Olimpico contro il Barcellona, però anche lì, sai, se Garcia non prende la scoppola che prese l'anno scorso col Bayern di Monaco, nessuno gli chiede la vittoria roboante sul Barcellona. L'obiettivo è lo scudetto. C'è il collega di Radio Kiss Napoli, Diego lo scudetto, Luca, la Champions per domanda. La Roma è un diversivo. Marco, buonasera, io volevo riallacciarmi a quello che stavi dicendo e parlare un po' di equilibrio che c'è un po' nell'ambiente e nella città a Roma. È vero che ci sono due squadre, ma ti chiedo adesso in particolare della Roma, perché è un filo sottile che secondo me lega molto anche Napoli. Hai parlato di Garcia, della situazione del mister, dell'allenatore, e l'anno scorso mi insegni, insomma, che dopo il KO con il Bayern si è incrinato qualcosa. Allora, dovesse malauguratamente perdere con il Barcellona, secondo te la Roma potrebbe ripiombare un'altra volta in quel disastro psicologico che c'è stato poi alla fine dello scorso anno? Ma dipende come perdi. Io credo che l'approccio mercoledì sera sarà profondamente diverso da quello presuntuoso, sbruffone e anche un po' smargiasso che quella sera col Bayern Monaco la Roma mise in campo, ricevendo in cambio una lezione di gioco e anche una vera e propria umiliazione che ha sì scioccato il gruppo e gettato alle ortiche praticamente una stagione. Io credo che quell'errore la Roma non lo ripeterà col Barcellona,
tra l'altro c'è già passata, perché ad agosto al Camp Nou ha perso il trofeo Gamper per 3-0, un'altra smazzolata Marco, di quelle pesanti, Marco, però c'è Marco, anche da dire che, che all'epoca scusami, era un'altra Roma, ti non fermo, c'era Dzeko, non c'era Salah. Eh beh certo, era un'altra Roma, ti fermo io per credo chiederti, che... ma nella capitale il competitor viene visto solo nella Juventus o comunque il Napoli e le milanesi vengono accreditate? Cosa ne pensano a Roma del Napoli? No, 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 è un gran mischione, ma non lo dico io, non lo dice la critica, non lo dicono i tifosi, lo dice la classifica, lo dice questa stagione. Io sono convinto che la Juventus faticherà molto per rientrare nel gruppo. Il Napoli io penso che sta imboccando una strada particolare con un allenatore nuovo, quindi è chiaro che insomma all'inizio ci possono essere dei problemi, ma io credo che le milanesi da questo punto di vista hanno un grossissimo vantaggio rispetto a tutte le altre, cioè non hanno le coppe, e quando dico le coppe significa anche uno stress psicofisico, gestione del gruppo e preparare per bene la partita successiva in campionato, allenandosi, provando gli schemi, sono due squadre nuove, io credo che questo sia possa essere l'anno di Inter e Milan, e quindi è chiaro che la Roma da questo punto di vista sa benissimo che non è solo la Juve il competitor, come si dice. Certo un po' di sorpresa a queste latitudini l'ha fatta la squadra di Sarri, parliamoci chiaro, perché ci si aspettava tanto, perché avendo cambiato poco con un allenatore che aveva fatto molto bene ad Empoli e aveva raccolto unanimi consensi, una partenza così insomma certamente ha destato qualche sorpresa, perché due punti onestamente, vedendo anche le avversarie del Napoli, sono un po' pochine, quindi capisco perfettamente il clima un po' agitato che c'è intorno alla squadra azzurra. Questo clima agitato, ma Stella, ma certo, questo Napoli così com'è può insidiare la Roma o la Roma resta in questo momento la candidata numero uno? No, no, assolutamente no, con molta obiettività, cioè è inutile che parliamo il linguaggio del sogno, della indeterminazione, cioè secondo me questo Napoli per come è strutturato, ho detto prima, anche per le ambizioni che non ha, cioè nel senso le ambizioni che dal punto di vista societario sono crollate, questa è la mia fortissima opinione, cioè questo comporta evidentemente che il Napoli farà una stagione di mezzo, non una stagione esaltante, una stagione di mezzo, poi dopodiché come si tradurrà questo in una stagione operativa che magari porterà l'anno successivo, hanno fatto tutti gli esperimenti, ad essere una grande squadra, questo francamente non lo so, esatto, ma che quest'anno il Napoli possa essere una transizione. Sì, ma dico, ma sarà una transizione specifica, modesta, perché io sono transizione e transizione, questa è una transizione insomma, a ribasso, non tutti big, a rialzo. Però ovviamente ha tenuto tutti i big, non mi sembrerebbe così modesto l'organico. Però, diciamo, questo è un organico che l'anno scorso ha fatto prima, la semifinale di Europa League del Napoli, benissimo, però rimane questa, sì, però ha tenuto tutti i big, difensiva del Napoli, questo è il dato che si registra anche ora per un punto. Solo, a me preoccupa solo un concetto, e su questo secondo me ci dovremmo soffermare. Qual è il concetto? Già l'anno scorso lo dissi, fui preso quasi come se fossi una specie di Cassandra o parlassi di qualcosa che sta sulla luna. Il Napoli, se fa questa stagione di mezzo, può davvero consentirsi l'anno successivo di fare qualcosa? Considerando che se il Napoli fa una stagione di mezzo, perde in plusvalenze, perde l'accesso alla Champions, perde le plusvalenze ai calciatori. Quest'anno il Napoli ha dovuto far fondo alla cassa per mettere 20 milioni per ripianare quello che era il deficit. L'anno prossimo che succede? Riesce a ripianare un altro deficit? Cioè la Champions diventa fondamentale. Ma io sto facendo un altro discorso. Ho capito. Delle figurine. Ma questo discorso Panini lo avresti dovuto fare a giugno, sto dicendo, davvero noi crediamo che il Napoli possa fare la transizione, che un obiettivo del Napoli sia quello di fare la transizione? Questa è la domanda. Che può fare il Napoli? Non lo so che può fare, ma non è la squadra più festa che c'è nel paese. Ha fatto la semifinale di Europa League, Europa è di mezzo, quarta, quinta, sesta. Cioè non può entrare in Champions? No. Una squadra che non c'è entrata l'anno scorso per un rigore non può andare. De Giovanni, per te non può andare? Allora, io quello che, a parte il fatto che sorridevo con amarezza, perché sentivo che a Roma dopo 2 secondi posti e 7 punti su 9 in 3 partite fatti
discutono l'allenatore, mentre noi dobbiamo portare pazienza. Questa è una cosa che già secondo me determina, però, determina Maurizio, molto. Garcia non è che è arrivato oggi. Ho capito, però, però ha fatto due secondi posti e sette punti su 9. Certo. Cioè se discutiamo uno che ha fatto due secondi posti, se, dallo a me, ti faccio vedere che non lo discuto. Te lo faccio dire primo, da Cherubini. Scusami, scusa, primo. Prego. Secondo. Inter e Milan l'anno scorso le coppe non le hanno fatte. In Champions non ci vanno, non so manco da quanti anni. Eppure quest'anno hanno fatto una campagna acquisti faraonica. Le imprese si fanno investendo. Le imprese si fanno con gli investimenti, non prima aspettando i ricavi e poi investendo parte dei ricavi. Le imprese si fanno investendo e poi andando però, a prendere. Però Maurizio, scusami. Ragazzi, entriamo, allora, buoni, Clemente. Entriamo in una logica un po' particolare. No, aspetta Clemente, ti fermo. Scusami, ti fermo. No, ti fermo. Scusami Maurizio. No, Maurizio, ti fermo. Maurizio. Il presidente Maurizio, perdona. Cercano Maurizio, e trovano gli investitori Maurizio, se non ce la fanno Maurizio, da soli. Un attimo, buoni. Maurizio, la Juventus ha venduto Vidal. E ha venduto Tevez e ha investito. L'Inter, ti ricordo, ha dato Kovacic al Real Madrid. Ha venduto ancora e poi Kovacic ha investito. Kovacic l'avevi comprato non facendo le coppe. Ma il Napoli poteva vendere Amsic. Se tu non fai le coppe per prenderti Kovacic. Il Napoli poteva vendere Amsic. Non facendo le coppe. Il Napoli poteva vendere Amsic, non l'ha fatto. E non l'hai venduto. A parte, il fatto che Amsic vendeva 25 milioni e voglio vedere, ammessero concesso che fossero quelle le cifre, poi che facevi? Compravi Soriano, questo facevi con 25 milioni, no? Ammessero concesso che vendevi Amsic. Il problema è trovare fondi esterni a quelli che sono i ricavi, per puntare sui ricavi maggiori. Il Napoli quest'anno Maurizio, non farà la Champions, se non noi diremo l'anno prossimo con l'Inter, non abbiamo fatto non la Champions. Paragoni con l'Inter, e non li facciamo con l'Inter, non li facciamo con il Milan, non li facciamo con la Roma, non li facciamo con la Lazio, non li facciamo con la Juventus. Parlo quando tu finisci. Quelli dell'Inter sono assegni postdatati, sono dei prestiti obbligati ad essere riscattati. E io credo che se l'Inter quest'anno non arriva al terzo posto, fallisce. Se la situazione del Napoli può essere difficile, quella dell'Inter può essere drammatica. E che cosa succederà? No. Fallirà l'Inter? Non fallirà l'Inter? Però non parliamo. Si è accesa la discussione, Fedele, che poi c'ho pubblicità. Prego. Allora, De Laurentiis ha sempre detto che lui non fa rischio di impresa. Dietro di noi ci sono degli imprenditori, ok? Se l'imprenditore non investe, non ha ricavi. Quello che dice qui. Ora, se quello che hai detto tu, vendo Cavani e compro Higuain al doppio, perché mi sta bene, lo faccio. Ma se devo comprare Higuain avendo Cavani, non lo faccio. Però il in Napoli questo c'è modo, passato. Non vai mai in Coppa dei Campioni, no? Mai! Io. Tony, non ci vai! Fermi tutti, buoni! Marco Cherubini ci ha incendiato la puntata da Roma. No. Il problema che mi pongo io e quelli che come me hanno una forte simpatia per il Napoli è che il Napoli non vada in Coppa dei Campioni. Fermi! No Enrico, vi devo fermare. Buoni tutti, fermi tutti perché ripartiamo Insigne. Ripartiremo da Insigne. Fedele darà il voto alla prestazione di Insigne e torniamo da te a Roma, Marco. Pubblicità. Bentrovati a tutti in campo, puntata caldissima, questa prima di tutti in campo, devo dire che sulla campagna acquisti, prima da Roma Cherubini, De Giovanni in studio, hanno incendiato la puntata, tanti dubbi e nessuna certezza al momento. E adesso Raffaella. L'unica certezza, secondo me, è possiamo dire di aver ritrovato un esplosivo Insigne. Superstar, tanto che Conte lo chiama in nazionale, secondo te nelle pagelle, Fedele, che voto avrà dato al migliore in campo? Preferisco non espormi al riguardo, lascerei... E allora, vediamo invece la slide. Perché Fedele dà i voti alla prestazione di Insigne, migliore in campo per la Gazzetta, migliore in campo per il Corriere dello Sport, migliore in campo per il Mattino di Napoli, migliore in campo per tutto sport, insensato Insigne, voto in pagella 3. Fedele, tutto vero o ci stai prendendo in giro? No, non mi sto prendendo in giro, perché secondo me è un 3 per l'egoismo, perché lui non entra nella mentalità del rifinitore. È un 9 per la qualità e sarebbe 10 se giocasse sulla sinistra. No, è un 9 e un 10, gli hai dato 3. Gli ho dato 3 per l'egoismo. Ma 3 è il numero perfetto.
3, no, io ho dato per 3 su 3. Va troppo alla ricerca del gol e non va alla ricerca dell'assist. Ecco, il rifinitore è colui che manda in rete. Allora, lo vogliamo giudicare come attaccante che rifinisce o come rifinitore? Se è attaccante che rifinisce, 9 e anche 10. Se come rifinitore, gli do 3. Perché non dà una mano indietro e soprattutto perché non dà assist. Però scusa, guarda, io mo prendo un giornale a caso, questi non è che sono gli ultimari. La Gazzetta dello Sport, il migliore, Lorenzo Insigne, 7. Fatelo vedere in favore di camera, per favore. Sto 3, cioè, cioè, 10, eccolo 10, qua, lo vediamo. Iavarone, fallo vedere, fallo vedere. Migliore in campo, 7 per la Gazzetta. Ma per tutti. E perché per te no? Perché loro ha fatto un gran gol. Io sto discutendo la posizione. Ho detto, in quella posizione, quando tutti dicono il più grande trequartista, pure dire, non ha niente del trequartista, inteso, del rifinitore, del giocatore che dà una mano. Tempo. Noi soffriamo a centrocampo, anche perché Insigne rimane troppo sotto nella però campo. Il rifinitore ha fatto un assist in Napoli. Lascia Santo, perdere favore. Che ne ha fatto uno pure ieri a Higuain che l'ha messo poi largo sul palo lungo. De Giovanni, sei d'accordo a questo voto in pagella? 3 a Insigne. Il ragionamento che fa il direttore, secondo me, è un ragionamento corretto e non è colpa di Insigne. Cioè, non è una valutazione data a Insigne, bravo, ma data all'impiego di Insigne, che è un altro ragionamento. Come ho detto prima, e spero di aver chiarito, il problema è la differenza tra la fase di possesso e la fase di non possesso. Possesso palla Insigne è straordinario, perché ha grande qualità, perché ha grande inventiva, perché tira fuori dal cilindro delle cose come il gol che ha fatto ieri, che è fantastico. Quindi Sarri è pazzo, Conte no, è pazzo. Sarri non è pazzo. Sarri non ha un calciatore. No, scusa, sono pazzi. Non ha un calciatore da utilizzare. Allora deve cambiare modulo. Perché non ha un calciatore da utilizzare. Allora deve cambiare modulo. Ma il cambio di modulo, attenzione ragazzi, il cambio di modulo non deve essere quello che ragioniamo noi sul possesso di palla per mettere Caglione, Mertens, Insigne in condizioni di nuocere. Quindi Maurizio, scusami, alla Gazzetta sono dei visionari, al Corriere, tu hai dato 3 in pagella ieri, nella partita di ieri, dicendo in quel ruolo da rifinitore, lascia perdere la qualità che hai espresso. Esatto. In quel ruolo non è il rifinitore, è una quarta punta. Se lo metti in porta. Scolasticamente, la Maurizio, cosa. La pagella richiama scolasticamente quello che accade a scuola. Viene valutato un'interrogazione e viene valutata una prova. Aspetta. La prova di Insigne è da 8. Da 8 per Danuca. Ha fatto un gol straordinario. Il ragazzo si è comportato bene, però ogni tanto si addormenta e ha capacità da 10. Il rapporto non è il voto di pagella. Ma tu gli hai messo 3. No, perdono, se no passiamo ignorante pure. No, perché? Allora, il voto presuppone un giudizio, ok? Allora io dico, il voto 3 è un voto che è dato non al rifinitore, al rifinitore inteso come il vecchio 10, non il 9,5, perché se no devo fare le stesse cose, dico pure a te, e lo ripeto ancora, vabbè, Cassano, Del Piero, Zola, Jovetic, Carbone, tutti i ma oltre al caffè Camo avete, avete una camomilla? Avete una camomilla? Sono tutti pazzi, voglio sapere, sono tutti pazzi. No, allora, buono, no, Diego, aspetta. Iezzo e Mastella, buono, buono. Iezzo è da 3? No, da 3. Una ragione una volta. No, 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 no. No, stavolta, no, non ti do ragione. No, ma no, perché non ti do ragione. Io peraltro ho fatto il professore, quindi... Tra l'altro, ma sì, cosa capito? Non ha fatto però Mastella, devo dire il giudizio tutto. No 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 tranne il calcio anche della tua no, generazione però rispetto, devo dire però devo dire stavolta no, stavolta sei simpaticamente eccessivo, cioè nel senso il giudizio su Insigne che peraltro quest'anno sta giocando a differenza della intermittenza dello scorso anno, quest'anno gioca diciamo è stato accettato con continuità. Allora uno che segna il gol gioca e fa cose, rifinisce o rifinisce, fa fare gol, fa fare con gli altri, che tu gli dia 3, avrei capito 6, ma non 3, obiettivamente non 3, cioè, no, non 3, non 3, non 3, no, professore, non 3, professore, ti spieghi perché sa, perché Conte non lo ha fatto giocare, perché lo vede terzo attaccante, Insigne se fa così e lo mettono e lo imbastardiscono. Lui ha fatto due partite da presunto trequartista, il nostro commissario tecnico non lo vede, ma ha ragione, ma non lo è, ma non lo è secondo il modulo di Conte. Cambiamo, allora Insigne può diventare un, può diventare questa...
può diventare l'emblema della nazionale nel suo ruolo. Buoni. Questo dico io. Aspettate un attimo. Andiamo da Raffaella. Raffaella, che c'è? Sentiamo Gennaro. Sicuramente è un voto importante perché diciamo è quello che sta. Gennaro, qual è il voto? No, io gli darei un 7, minimo un 7. Ti applaudo io perché. Fate l'applauso a ieri, facciamo un applauso a ieri. Allora, ma questo non vuol dire nulla a quello che dice il direttore, perché secondo me in quella posizione non si mette da solo, ma gliel'ha chiesto l'allenatore. Vogliamo sentire anche Cherubini. Senti Marco, tu che di trequartisti, insomma, hai visto Totti e lo continui a vedere per tanti anni. Un voto a Insigne per tutti i quotidiani, per le televisioni, migliori in campo, per fedele prestazione da tre. No, come no, lui ci sta ascoltando dal Circo Massimo a Roma. Vabbè, come la pensi? È una simpatica e amabile provocazione. Io capisco il ragionamento, però insomma tre è una cosa che non si dà nemmeno al peggior nemico. Io credo che però ci sia un equivoco di fondo da chiarire e questa discussione, diciamo così, suscita questo dubbio. Cioè, ma è colpa del giocatore o è questo modulo che non va bene per gli interpreti del Napoli? Perché io credo che tutto qui ruoti un po' il vero problema del Napoli, che ha un po' deluso in queste prime tre partite. Cioè, il gioco di Sarri può funzionare con questi interpreti o magari con questo materiale umano, peraltro straordinario, soprattutto dalla cintola in giù, sarebbe il caso di cambiare qualcosa per far rendere meglio. Allora, però la cosa, quindi Cherubini ci riporta al cambio modulo. Ora volevo chiedere a Toni Iavaroni. Senti Toni, ma a proposito di Insigne, no, tu lo ricordavi prima, possibile che Conte viene al San Paolo, lo vede in Napoli Samp, lo convoca e per Enrico è da tre, c'è una distonia? No, io spero che quello, che la valutazione che Enrico ha riferito di Conte su Insigne sia un altro paradosso, un'altra provocazione, perché io non credo che questo non giochi, perché per due partite ha fatto il presunto tre quarti. Ma sarà stata una sua valutazione, ma non credo che... Vogliamo una provocazione, nonostante stiamo andando benissimo agli europei, dobbiamo iniziare a preoccuparci. Aspetta, che vuole la provocazione. Se fosse stato assistito da te e non da Ottaiano, che lo assiste molto bene, è molto bravo, gli avresti dato 7 migliori in campo? Ne avrei dato 2. No. meno male che c'è Ottaiano, perché 2? Comunque Insigne è un attaccante esterno. Bravo. Come un attaccante esterno Mertens, come un attaccante esterno Insigne, è un attaccante esterno. Ora tu lo puoi adattare a trequartista, ma non è un caso che non è stato mai applicato da Benitez, che giocava con tre attaccanti dietro la prima punta. Non è stato mai giocato centralmente, è stato utilizzato in alternativa a Mertens sulla fascia sinistra, allora, dove lo utilizzava anche Zeman. Allora, è un attaccante esterno. Io non sono stato tenero con Benitez. Nella proposta di attacco, purtroppo, devo dire che... Ebbene, tanto per essere chiari, lui ha cercato una volta di far fare quello che voleva, che faceva Amsic a Insigne. Ha cercato durante gli allenamenti, te lo posso dire io, al 100%. E ha visto che già giocava con due e mezzo al campo, poi doveva giocare pure con Insigne a ridosso, la cosa non andava bene. Quindi, se poi la mia è una provocazione per dire... Nonostante questo inizio di campionato, l'allenatore della nazionale non lo convoca, poi non va a Giovinco, convoca Insigne, e però lo vede giocare da rifinitore, che non è rifinitore, e quando ne ha bisogno cambia l'esterno in El Shaarawy, che non gioca da tre mesi. Quindi io dico tre, perché tu vai a dire a Sarri: senti Insigne, dove vuoi giocare? Voglio giocare numero 10, tengo il poster di Del Piero. Vabbè, la tua caratteristica, vabbè, lo sarai fra 5 però anni. Però Sarri ha detto che anni. Per lui lo può fare no, il trequartista. Sarri ha detto. No, Sarri allora. L'ha detto, ero io in conferenza stampa. Sarri ha detto, c'era lui anche, me l'ha l'ha detto Diego. Lui me l'ha No. Lui me l'ha chiesto. No, Diego, cosa ti ha risposto sabato? Prima sì, aveva detto lui. Sì. Però in conferenza stampa ha detto, cosa ha detto ha ancora margini di miglioramento, può farlo. Può farlo. Cherubini, ma cosa può dire? Ma se lui è l'allenatore, Sarri non è che può dire no. Sentite, qua stanno le chiavi della macchina, portatevela, perché
io non ho il trequartista e devo giocare col trequartista, perché non ho il giocatore che mi serve per coprire Valdifiori. Non lo dirà mai. Cherubini, è chiaro che lui dica va bene. Fatemi sentire, Maurizio, solo un attimo da Roma, collegato dal Circo Massimo. Marco, secondo te lo può fare il trequartista Insigne? No, non credo. Credo che sia un attaccante esterno e credo che non sia quella la soluzione, ma vorrei aggiungere un passaggio in più pensando a domenica. Io credo, con tutto il rispetto, che questo Napoli-Lazio possa essere importante almeno quanto quello del 31 maggio, perché quello del 31 maggio è vero valeva la Champions, il preliminare di Champions, ma questo qui, anche da quello che sento, da quello che ascolto, per il cammino del Napoli in questa stagione diventa una partita di snodo. O Sarri la zecca o se no cominciano veramente a esserci dei problemi seri. Deve trovare la quadra domenica contro la Lazio. Di modulo, di attaccanti, di Insigne. Caro Raffaele, ma non si è detto che il vero problema del Napoli è la difesa? Eh sì, quindi lanciamo un'altra slide. Lanciamo la slide su cosa? Proprio sulla difesa? Difesa ballerina? È una difesa ballerina. Meraviglioso! Albiol e Kirikesh col tutù. Tu hai mai fatto la ballerina, Raffaella? A dire il vero no, però sono brava, sai? So fare balli di gruppo, balli caraibici, reggaeton, cose più tecniche, me la cavo. Beh, insomma, la prossima volta portiamo anche Albiol e Kirikesh. A noi c'è un ballerino caraibico. Chi è il ballerino? Ah, chi è il ballerino caraibico? Il signore là, guarda. Dov'è? Nel pubblico? Mi fate vedere chi è il ballerino caraibico. Francesco, dov'è Francesco? Inquadriamo un attimo il ballerino caraibico. Francesco, eccolo qua. Buonasera, Francesco, nel nostro pubblico. Ci difendiamo bene. Ecco, ci difendiamo bene. Gennaro, da portiere, tutti a parlare di Insigne e il modulo. Nel frattempo, 6 gol in 3 partite. Può darsi che il problema è la difesa? È anche la difesa. Credo che, diciamo, gli errori evidenti che abbiamo visto in queste 3 partite li vedevamo anche l'anno scorso, gli stessi errori. Eppure lì c'era Benitez. Lì c'era Benitez, oggi c'è... Ha preso 0 gol con Real Madrid nelle prime 4 giornate di campionato. Zero gol. Lo chiamano il difensivista in Spagna, il difensivista. A Benitez in Spagna. Lo chiamano il difensivista. 11 gol in 3 partite. Sì, però... Se io e Maurizio alleniamo il Real Madrid, non vinciamo il titolo, ma finiamo al secondo posto. Te lo posso no, mettere. Però una cosa, quindi, Maurizio... Il problema è di giocatori e non di modulo. Ho capito, quindi il problema è di calciatori. Ha avuto tutti i calciatori che ha chiesto nel primo anno. Non è andato in Champions, non c'erano 40 milioni, non poteva riavere ancora tutti. No, il primo anno è andato in Champions, ragazzi. No, il primo anno no, Maurizio, mi spiace dovertelo dire. Ha fatto i preliminari e nella notte del Samames ci hanno buttato fuori. Il signor Benitez è andato 2 volte fuori dalla Champions, ha fatto più danni economici che altro. Abbi pazienza. Allora, io... Mi sono... No, De Luca dice di no, lui è un Raffaelli. Mi sono rizzelato contro Benitez. Perché... No, è arrivato terzo, Maurizio ha perso il preliminare. Però quando il presidente... Nel secondo anno, il primo anno... nel secondo anno era lo scorso e ha perso la allora, Champions. Allora, perdona, senti, contro la Champions di Mazzara. Eh beh, certo, con Mazzara. Quando il primo anno ha fatto terzo e il presidente a Di Maro ha detto che Mazzarri non voleva mai parlare di Scudetto e tutti applaudivano, lui non ha detto, ma che stai dicendo? Quando dovevano andare a giocare a Bilbao, allora il presidente gli ha detto, guarda che prima di partire io ti do un grande giocatore, cosa che non è arrivato. Allora l'errore di Benitez, con 10, 11 e con quel palmarès, dice, caro amico mio, io già a Milano, Moratti mi ha detto che mi compravi il giocatore, non me l'hai comprato. Sai che c'è stato di noi? Sceglilo tu l'allenatore e vai in banchina. Benitez se ne va. Clemente, il problema reale però, se con Benitez questa squadra prendeva tanti gol, se almeno fin qui 6 gol in 3 partite, media gol, 2 gol a partita, ma il problema, siamo sicuri che fosse Benitez? Solo Sampdoria e Empoli. Tra l'altro, il problema era Benitez? Il problema è il meccanismo difensivo? Io non ho mai considerato, diciamo, nonostante pareri avversi qua, che Benitez fosse un incapace rispetto al Napoli. La mia opinione è che invece fosse un notevole allenatore che credo ha portato il Napoli in condizioni anche oggettivamente alte. Temo invece che stavolta non è così, quindi restano in parte gli stessi calciatori, altro che ballerini, perché i ballerini si muovono, invece questi sono statici, quindi non è statici. Non è ovviamente la nostra, ballano, come quella di Fedele, è una quindi, provocazione. Sì, sì, però insomma,
purtroppo voglio dire, qua non è questione di modulo, è questione di capacità o meno di alcuni giocatori che non, insomma, no, non vanno come dovrebbero, questa è la verità. Allora per fortuna devo dire mi intriga molto il portiere, ecco. Credo che abbia una forma di, diciamo, di padronanza anche dell'assetto della difesa, è un po' al di là, è un po' al di là, esattamente. Il livello degli altri non è il livello del portiere del Napoli, con molta oggettività. Sì. Io volevo, scusatemi, perché sennò facciamo... Però io avevo fatto una domanda a Iezzo, secondo te qual è il problema? Buono Enrico, no, ti voglio... buono Enrico, no. La volevo integrare a Iezzo, non per fatto. Okay. Iezzo fa l'allenatore della primavera della regina. Però interrompere una signora, no, non signora, è bellissimo. No, chiedo, facciamo completare. No. Enrico, buono. Enrico, per favore. Non facciamo la per favore, un attimo solo. Prima Raffaella, poi tu integri. Allora, Raffaella. Iezzo, secondo te, allora, qual è il problema? La puoi integrare il direttore? Adesso zio Enrico ti è concesso. Volevo facilitare la domanda a Roma. Roberta, si chiama Raffaella. Roberta. Chi è Roberta? Zio Roberto, adesso vado via, sono offesa. C'è un caso, dove vai? Vieni qua. Raffaella era dal dito. Ma chi è Roberta? Perché tu hai chiamato Enrico Fedele guardando io. No, guardando. Allora io gli ho chiamato. Un complimento. Siamo 1-1. Io non sono abituato a perdere, a pareggiare. Roberta. Roberta. Posso rispondere? Secondo me Fedele. Allora, siccome Raffaella è particolarmente bella, c'ha quella dote che si chiama strabismo di Venere. Ok. E invece posso integrarla io? No, vengo subito da te, alla battuta me la devi far fare. È che lui ha visto la bellezza di Raffaella, si è ricordato di Roberta, lo slip dei 20 anni. È così? Tu te la ricordi Roberta? Hai avuto? Tu te la ricordi? Mastella, non ti ricordi Roberta. Roberta? Chi è questa Roberta? Oh, qua ci siete pure mia moglie, quindi non è che ho. Integra, integra, che è meglio. Tu fai l'allenatore della primavera dell'Avellino, ai tuoi difensori insegni di guardare la palla o di guardare l'avversario? Guardare palle che l'avversario. E se hanno un occhio? L'avversario. Bravo. Ok? Allora, oggi la Sarri ha un metodo diverso. Ma diamo il tempo di applicarlo. Ma pigliamo i gol. Ma li pigliamo. Attacchiamo la palla. Enrico, si prendevano anche con Benitez. No, però... Ancora, ma Benitez non aveva... Allora, devi sapere che in Spagna... Io 3 anni sono stato là, no? A Real Madrid. Bravo. In Spagna, mi diceva Fabio... Ho detto io non ho mai consentito amici, mai, che i difensori non guardano gli amici, vengono avanti, sempre avanti, sempre avanti. Se tu vai a Madrid e perdi una partita 4-3, la vinci 1-0, facevano la pannolata a capello. Cioè, hanno un altro modo di giocare. Sì, ma qui giochiamo allora, in Italia, Enrico. Non abbiamo mai detto, no, ma che, non abbiamo mai detto che Benitez fosse un incapace, tutt'altro, che non si era calato nella realtà del calcio italiano. Allora, parli con Fabio, intervista, parli con Ciro, intervista, due difensori migliori al mondo in assoluto, e dice a noi ci hanno sempre insegnato a guardare l'uomo. Tu vedi il Napoli, sempre a zona, quando si difende a palla inattiva, gli avversari li lasciano, non si attaccano. Allora, perché questo modo sarà anche, cioè l'allenatore bravo, il maestro, con i giocatori non di grande talento, può insegnare, agli altri deve gestire. Dobbiamo chiederlo anche a Roma, a Marco Cherubini. Marco, che ne pensi? Qual è il vero problema? Eccolo. Ma io credo che ci sia un po' un filo rosso di allarme rosso di questo Napoli in difesa, perché cambiando l'allenatore il prodotto rimane sempre abbastanza scadente, e mi sorprende perché insomma so che Sarri soprattutto sulla fase difensiva è uno abbastanza maniacale, allora temo che veramente manchi un leader nel settore centrale che possa far crescere la squadra, perché lo diciamo da tanto tempo Walter, credo che il Napoli sia straordinario da metà campo in su, in difesa secondo me manca un campione con la C maiuscola che possa far crescere difesa. Tutti gli altri giocatori. Sentiamo un leader, Enzo Gennaro, un Higuain da mettere centrale di difesa. Si diceva che comunque Sarri è uno che lavora tanto sull'aspetto difensivo. Ma non dimentichiamo che il Napoli nei due centrali c'è Albiol che gioca, come diceva anche prima il direttore, in Spagna, dove è un modo diverso di concepire il discorso difensivo, perché lì si attacca anche a palla scoperta, si gioca senza coperture e anche a palla scoperta si esce. Noi se vediamo il primo gol ha preso il Napoli, gli passa l'attaccante davanti, un difensore lo segue
Se non gli arriva la palla lo lascio in fuorigioco, ma se gli arriva la palla lo seguo fino alla fine. Diciamo anche Gennaro che non è molto oleato questo meccanismo della difesa alta. No, ma questi sono, il gol preso questi sono principi, da Saponara. Sono principi che si studiano quando si sono piccoli. Gioco, L'ho sbagliato con l'Empoli. Siamo passati dalla difesa benediziana che diciamo rincula. Raffaelita arretra, a una difesa molto alta, con dei giocatori. Nella fattispecie, come dicevi tu, Albiol, che no, non è nemmeno un marcatore, ma è tutto sommato una sorta di libero. È uno che deve recuperare. Però nelle io voglio darvi una notizia che interrompe il parallelismo tra Sarri e Benitez e tra l'inizio di campionato di Sarri e di Benitez. L'anno scorso, non parliamo di tanti anni fa, il Napoli aveva appena un punto in più e aveva incassato 3 gol. Aveva vinto contro il Genoa 2-1, poi aveva perso in casa col Chievo. E poi aveva perso a Udine, Udinese-Napoli 1-0. Dopo la notte quindi, di Bilbao. Diciamo che quando si inizia c'è sempre qualcosa che non va e bisogna avere un po', diciamo così, di occhi non proprio accaniti nei confronti di un inizio di campionato di una squadra come lì. D'altronde la Juve ha un punto scorso, meno della... siamo di contenti, questi tempi. Siamo contenti. Lo sai perché... Ma non possiamo fare paragoni sbagliati. No, non possiamo rappresentare uno contenti, spaccio quest'anno contro qualcosa che l'anno scorso non sa come è andato. Siamo la differenza contenti, è una perché sola. La Juve ha un punto. Vabbè, allora facciamo così. Se la Juve non avesse un punto, decidi tu quando un altro può parlare al posto. No, stai parlando, ma tu posso, stai dicendo delle posso cose. Dirlo. No, Enrico, sta ricordando che l'anno scorso il Napoli aveva un punto in più. Sei contento? Non siamo contenti. Stiamo analizzando come migliorare. Mettetegli un tonaglino. Buoni, Annalisa Rea. No, voglio dire Annalisa Rea. La differenza è che il signor Benitez, bravissimo, agitava le medagliette, c'era il tintio delle medagliette e nessuno gli ha dato addosso. Questo non può agitare però le medagliette. Aspetta, e tutti gli vanno addosso. I bilanci alla fine. Punto. Sampdoria Bologna. Di tutto quello metta che vuoi. Vuoi parlare per mezz'ora, urlare su allora, quello. Allora, dico, metti la vittoria. Perché? Non c'è più. Quando abbiamo giocato con il Chievo, abbiamo sbagliato pure un calcio di rigore e abbiamo avuto 14 palle gol. Quando abbiamo giocato a Udine, non abbiamo so quanta gol si sono mangiati. Qua è la verità. Quindi anche l'attacco di l'errore, Tony, l'errore. È stato stravolto. Stai rimpiangendo Benitez. È stata stravolta. Quindi sei un Raffaelita. Le d'attacco. Sei un Raffaelita. No, io sono un Raffaelita d'attacco. Ma se tu lo hai massacrato l'anno scorso. Come no? Aspetta. Lo hai massacrato. Io ho detto che con quell'attacco, che era il più forte d'Europa, e lo è, dove si riuscivano a comporre, a fare 7, 8, 10 palle gol, io non riuscivo a capire perché non dovevamo portare un centrocampista in mezzo ai due. È chiaro? Questa era la mia idea. Possiamo sentire che cosa sta succedendo a Genova? Noi che abbiamo fatto? Abbiamo stravolto l'attacco e abbiamo indebolito la difesa. Allora, fermi, che cosa succede a Genova? Samp Bologna, tempo reale, Annalisa. Perché Sampdoria 2 Bologna 0 sbloccano il risultato ed Erra al 30esimo e Soriano al 35esimo. Ah, proprio Soriano ha segnato Soriano. Pensa a te. Tra poco l'ultimo blocco, prima che succede. Adesso andiamo in pubblicità, vi aspettiamo. Col sondaggio di tutti in campo, pubblicità. Buonasera, tutti in campo. Siamo tornati, allora ultima tranche, ultima curva di tutti in campo e attenzione perché dopo aver ascoltato perché il Napoli non vince, se è il caso di rimodulare, se Insigne davvero ha fatto una prestazione da 3, provocazione ovviamente di Fedele, se ha ragione Corrado Ferlaino, provocazione. E io ho detto provocazione. Ah, allora non ho sentito male. Fornite gentilmente di un apparecchio audio, grazie maestro. Ferlaino dice che a questa squadra manca Cazzimma. È arrivato però il momento del sondaggio di tutti in campo. Cara Raffaella. Io direi di lanciare un'altra slide. E che slide questa, eh? Posso dirlo in napoletano? No, tu devi dirlo in napoletano. Ok. Sarpiglia o Sarricetta? Onorevole Sarpiglia o Sarricetta? Caro Mastella. Ma evidentemente come tifoso mi auguro che si riprenda, questo mi pare abbastanza evidente. Sarricetta, no, spero anche di no, cioè nel senso che poi, devo dire, c'è anche un fatto emotivo per quanto mi riguarda, cioè Sarri umanamente mi è simpatico, cioè una persona umile, seria, cioè che vorrei che venisse dalla sana provincia e quindi come tale arriva la grande squadra, vorrei che questo sogno suo fosse anche il sogno nostro, questa è la verità, però temo, devo dire la verità,
insomma, per quello che mi è dato vedere, valutare, che sarà un'annata di mezzo, un'annata insomma irrimediabilmente di mezzo, per cui anche i tifosi, noi tifosi dobbiamo assuefarci a questo, cioè la prestazione sarà non opaca, però mi auguro, ecco, che in questa annata di mezzo ci siano anche momenti, diciamo, di bagliori, di effervescenza, che ci faccia un po' godere il mondo del calcio. In questa settimana, Bruges al San Paolo giovedì, la Lazio al San Paolo domenica, mercoledì prossimo Carpi-Napoli, il 26 Napoli-Juve. Andiamo a Roma, Circo Massimo, Cherubini, si ripiglia, tu conosci un po' il napoletano, o sa ricetta? No, l'ho capito. Non lo so ripetere, ma ho capito. Non lo so, io penso che la partita di domenica, più di quella di Europa League, sia fondamentale. Facevo il parallelo col 31 maggio, anche quella un'amabile provocazione. È chiaro che il 31 maggio c'era in ballo il preliminare di Champions, e quella fu una delusione. Però non sottovaluterei questi 90 minuti di campionato al San Paolo, perché lì ci vuole veramente il Napoli che getta la maschera e fa capire o è una squadra che può risalire con gli attributi, con il gioco, con la concentrazione, con il collettivo, o se non dovesse arrivare una vittoria certamente vedrei insomma un cammino abbastanza tribolato per Sarri e per il Napoli. Quindi allora, questi 90 minuti secondo me sono veramente la cartina di tornasole di questo inizio di stagione. Perché Rubini, Napoli-Lazio è determinante. Io ricordavo nell'ordine il Bruges, poi ho ricordato Napoli-Lazio, turno infrasettimanale Carpi-Napoli a Modena, il 26 settembre in anticipo sabato c'è l'appuntamento con la Juve, poi a Varsavia, Legia-Varsavia. Maurizio De Giovanni invece indica il 4 ottobre, perché Milan-Napoli, poi la pausa. Chiudiamo questo ciclo col Milan e poi c'è la sosta. Primo bilancio. E chiaramente di fronte all'ipotesi di poter giocare due partite decisive, io credo, perché le partite di Europa League non sono poi tantissime. E questi quattro turni di campionato in tempi così brevi, quindi con i giocatori sulla corda per un tempo così breve, e oltretutto in presenza di un dato che io volevo mettere sul tappeto, l'enorme, clamorosa riduzione degli spettatori. Cioè questa è una cosa che secondo me deve essere tenuta presente, con la quale dobbiamo tutti, inizialmente, ovviamente in primis la società, in secundis la squadra, fare i conti, ma non tanto perché nei ricavi totali di una squadra lo stadio Maurizio, scusi, più di tanto, ma Maurizio, perché implica una domanda per te, che è pericolosissima. Sì, però Maurizio ha tenuto tutti i big, ha riportato Reina, l'anno scorso tu eri con me, dicevamo c'è bisogno di Reina, lo ha riportato, abbiamo detto che c'era bisogno di un regista, ha comprato Valdifiori, abbiamo detto che Gargano non andava più bene, ha preso Allan, io mi sbilancio, il miglior centrocampista italiano, comunque ha rinforzato la difesa italiana del campionato italiano. No, chi è lì? Zio Enrico è 27 meglio di Allan. Sì. Però dico, Maurizio, mentre gli altri vendono, poi per carità, le milanesi e la Roma, gran mercato, però comunque ha tenuto tutti i big, questa disaffezione, secondo te, deriva davvero dal mercato? La disaffezione deriva da un mercato, da due mercati consecutivi al ribasso. Due, non uno, due. L'anno scorso il Napoli, tenendo Reina e prendendo due giocatori normali, di livello, un difensore e un centrocampista centrale, sarebbe entrato in Champions e probabilmente avrebbe mantenuto la fase a gironi e di conseguenza avrebbe fatto un campionato di livello, perché diceva bene Diego, noi per un rigore e per un punto abbiamo perso la Champions quest'anno, quindi questa squadra non è così scarsa, il primo mercato, il secondo mercato è stato ancora di fatto, perché tu sì, hai tenuto i big, bisogna vedere come li tieni, perché tu se non vai in Champions non pensare mai, Maurizio, di poter trattenere. Per ora però mi sembra che i Cuadrado, i Khedira e anche gli Hernanes e anche i Mandzukic non abbiano portato grandi risultati. Torni al discorso della Juventus. Cioè il punto della Juventus è quello che ci conforta tutti. No. Nella realtà dei fatti Jovetic ha fatto 3 gol in 3 partite. Non c'è dubbio. Ecco, allora andiamo a vedere pure quelli che sono andati bene. Ah beh, certo. Allora, Inter, Roma, il Milan ha avuto un brutto inizio, ma c'ha credo 4 punti, no? C'è il doppio dei nostri, se vogliamo fare il ragionamento. C'ha 3 punti il Milan, eh? È a 3 punti, cioè sta a 2 punti avanti a noi, a 2 punti avanti a noi, un punto avanti a noi, ma rimane che comunque il Milan ha giocato con
Inter ha già giocato con l'Inter. Fiorentina. No, è la Fiorentina, noi abbiamo giocato con Sassuolo. E l'Empoli. Empoli, Sassuolo, Empoli e Sampdoria. Però torniamo alla, no, no, torniamo alla domanda. Iavarone, Sarri piglia o Sarri cette? No, io non credo che siamo proprio alla vigilia di un esonero, perché veramente mi sembrerebbe di essere piombato in un altro momento, in un altro pianeta. Credo che Sarri abbia senz'altro commesso degli errori di partenza, perché vorrei anche agganciarmi a quanto diceva Maurizio prima. Certamente la campagna acquisti del Napoli non è stata esaltante, ma qui si sta scontando una stagione amara, una delusione fortissima, che è quella dell'anno scorso, non lo dimentichiamo. Questo incide tantissimo, ovviamente. Basta vincere l'Europa League, Tony. Ma guarda, finire così quel campionato significava già partire con mezzo piede fuori per quanto riguarda, diciamo, l'entusiasmo e l'approccio dei tifosi. Iniziare questo campionato in questo modo, giocando a tratti, giocando a spezzoni, poi su sto discorso che fa Sarri, che vede il Napoli 20 minuti da una parte, 40 dall'altra, mi sembra di stare su un tavolo settorio davanti a un anatomopatologo che sta prendendo a pezzi questo corpo. Detto questo, credo che conti tantissimo che il Napoli riprenda, anche lasciando a Sarri la possibilità di rimediare, riprende il discorso delle vittorie, perché è l'unica soluzione, l'unica medicina è quella, no? E il Napoli lo può fare. Quando io dicevo Cazzimma, anzi quando lo diceva pure l'ingegnere Ferlai, la Cazzimma dei nostri giocatori ottimi che possono fare la differenza, la Cazzimma di chi poi all'improvviso prende e fa un gol più degli avversari e che non si sveglia solo negli ultimi 5 minuti. Diego, Sarri piglia o Sarri cette? Ma Sarri piglia il Napoli, dai. Sarri piglia perché il calcio lo sappiamo tutti, poi alla fine è composto da episodi, non è una scienza esatta, ci sono tante frasi e luoghi comuni che alle volte però si possono applicare a questo sport. Perché se l'arbitro vede il fallo di mano di Saponara ieri in area di rigore, probabilmente ora staremo parlando di un'altra partita. O se a giro Insigne fa gol con la Samp 3-0. Ancora staremo parlando di un altro Napoli. Ha fatto anche di episodi. Staremo parlando che Caleotto non ha segnato ieri. Meno male che ha preso il palo, perché se no sull'arbitro dovevamo fare una puntata. Non era fuori gioco. E quindi l'auspicio è che dal punto di vista mentale la prima vittoria possa aiutare il Napoli a sbloccarsi. A sbloccarsi per cercare di acquisire fiducia nella testa, nei movimenti, in mezzo a campo. Sarri o Sarri cette? Che ne pensi, Gennaro? No, io sono convinto che Sarri piglia, perché giustamente se Sarri piglia Sarri, Sarri piglia il Napoli e siamo tutti quanti felici e contenti. Sicuramente una vittoria. Aspetta, Gennaro, vengo da te. De Giovanni, con chi stai chattando su WhatsApp? No, stavo cercando di mettermi al corrente di questo, delle classifiche e dei punti. Perché a mio modo di vedere, veramente, l'ottica di periodo è tale che potrebbe veramente diventare decisivo il prossimo periodo. Cioè il prossimo ciclo di partite potrebbe creare un gap, lo so è presto, ma perdere la voglia già il 4 ottobre di poter vedere un obiettivo a breve termine, secondo me è veramente pericoloso. Perché poi avere davanti, fare la corsa su una squadra è una cosa, ma fare la corsa su 5, 6, 7 squadre è tutto. Diventerebbe difficile. Gennaro, tu dici per me si ripiglia. O Sarri piglia, perché abbiamo giocato anche un po', no? Perché il calcio è gioco, voglio dire. Stiamo scherzando. Io credo che, diciamo, un dato che mi fa un po', mi fa star meglio, no? È il fatto che comunque le squadre di Sarri, le prime 3-4 partite sono sempre apparse un po' così, un po' stanche, perché io credo che, di là del discorso del gioco, il Napoli mi sembra anche un po' stanco, ancora non brillante rispetto alle altre squadre. Per esempio Allan, io non vedo l'Allan di Udine. Allan l'anno scorso era un animale, andava a tutto campo, oggi lo stesso Valdifiori con i crampi dopo. Però io volevo dire un'altra cosa, si parlava di 6-7 squadre, io credo che la differenza l'ha fatta purtroppo i soliti errori, perché le altre squadre, non è che sto vedendo sto grandissimo calcio da parte dell'Inter, da parte della Roma, riescono a soffrire perché trovano la giocata del campione e ti fa gol. Quello che purtroppo non sta vedendo. Come dicono gli inglesi, per 29-30. Beh, però perché c'ha Jovetic e i campioni servono anche a questo. No, bravissimi. La Roma non ha vinto con i campioni, ha vinto con le individualità. La Roma però ha sofferto. Con la Frosinone, certo. Però intanto quando tu soffri ma vinci 2-0, un motivo c'è sempre. Un motivo c'è sempre. Soffrire e vincere 2-0 è importantissimo. Fedele, poi voglio sentire anche da Raffaella, ecco, se Sarri piglia. Quella è la Cazzimma. Quella è la Cazzimma. Fedele, Sarri piglia? Sì, ma si deve ripigliare per un motivo semplice. Perché se il Napoli ha mantenuto gli stessi attaccanti, come hai detto tu, perché sta in quel posto di classifica? Io quello che mi chiedo. No, io lo vorrei sapere da voi. No, io è quello che mi chiedo. Per me è un problema di tempo. Il Napoli... Diamo tempo a Sarri. Il calcio non ha...
No, io vorrei dire una cosa sulla difesa invece a proposito di questo, scusate, perché no, io ricordo da quando è cambiato il sistema Mazzarri, perdonami, da quando è cambiato il sistema Mazzarri, io ho visto Albiol con Paolo Cannavaro, ho visto Paolo Cannavaro con Fernandez, successivamente ho visto Koulibaly con Albiol, e poi Albiol con Kyrgios e poi con Fernandez, ma tra di loro io non li vedo mai parlare in campo. Devi sapere, e questa è una cosa che fa francamente... Allora, partiamo... Non vedo dialogo tra i centrali. Non c'è il leader centrale. Scusate, partiamo da un difensore veloce. Koulibaly deve giocare. Il Napoli ha sempre... Il Napoli ha mantenuto i migliori giocatori, si è rinforzato in difesa col portiere, si è rinforzato a centrocampo, il Napoli purtroppo non gira. Dobbiamo dare ancora tempo. C'è un motivo? Perché se no ci nascondiamo dietro al dito. O non abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno. Come stanno le cose? Le cose stanno che bisogna riguardare le posizioni in campo. Bisogna rivedere certe cose, che gli esperimenti sono cambiati. Diceva un vecchio direttore sportivo che la cazzimma non è acqua e non si vende a fiaschi. E quindi quella o ce l'hai o non ce l'hai. Era la cazzimma. No, a fiasco, stai sicuro, ed era Dotti, direttore sportivo dell'Udinese, che non ci sta più. Allora voglio dirti, questa determinata cosa per la difesa, il Napoli ha due difensori miscelati male, cioè Chirica, parliamo tecnica, Chirica e lui, sono uguali, quindi Sarri deve cambiare modulo, deve scegliere, deve cambiare difesa, Insigne non deve fare il trequartista. Per ora Sarri sconfessato da Fedele, ha fatto gli esperimenti, basta esperimenti. Basta esperimenti. Prego Maurizio, dico, perché devo andare ad analisi. Se la finiamo con gli esperimenti e ci andiamo a pigliare il caffè. Che modulo? Ah, allora Maurizio, vengo tra un attimo. Tempo di un caffè, perché nei migliori bar, e davvero nei migliori bar, l'eccellenza si chiama Camo. Annalisa. Eh sì, si chiama Camo, io sono qui per raccontarvi l'alchimia delle miscele Camo. È lungo il cammino che il caffè deve compiere dal momento del raccolto fino all'arrivo al consumatore finale, prima di trasformarsi in emozione da gustare. Un buon espresso dovrà essere dolce ed equilibrato. In tazza non dovrà prevalere in maniera netta una caratteristica piuttosto che un'altra, dovrà essere fortemente aromatico ed avere un corpo pieno. Degustare un buon espresso è un momento di piacere ed è il risultato di un percorso lungo ed affascinante. Un viaggio che ha inizio nelle piantagioni dei paesi produttori, dove selezioniamo le migliori varietà di caffè e che continua negli stabilimenti di torrefazione. Qui, grazie ad un lavoro rigoroso, si procede alla perfetta composizione delle miscele, alla torrefazione e al confezionamento. Gli esperti di Camo sottopongono le migliori qualità di caffè ad un'attenta serie di test, dal test organolettico dei campioni di caffè verde fino al cup test, il test di assaggio in tazza dopo la tostatura, decisivo per definire le principali caratteristiche del prodotto. Solo dopo che i campioni avranno superato questa prova finale, quelle specifiche varietà di caffè potranno entrare a far parte delle miscele Camo. Saper miscelare e dosare nelle giuste proporzioni il gusto dolce dei caffè brasiliani con la delicatezza dei colombiani, evidenziare tra l'altro in misura corretta l'acidità dei caffè centroamericani senza rinunciare però alla corposità dei robusta più pregiati, è una vera e propria arte, che richiede un'approfondita conoscenza della materia prima e della sua trasformazione, ma soprattutto esige creatività e una grande passione per il prodotto. Nei migliori bar, ovviamente, Caffè Camo, giuro che tra poco, abbiamo ancora 6 minuti, siamo di corsa e poi porterò tutti i miei ospiti a bere un Caffè Camo, ovviamente, al bar. Sarri piglia? Devo dire che sono d'accordo con Zio Enrico, almeno per una volta questa sera. Brava, lo stanno attaccando. Lo stanno attaccando tutti e secondo me si riprenderà. Scusami, deve riprendersi, non può. Quindi lui è tuo zio, tu sei la nipote. Tu che cosa sei? No, stavo cercando cercavo gli intrecci. Cherubini, come sta questa Lazio che ha perso malissimo a Verona col Chievo 4-0 e ieri batte l'Udinese con la doppietta del neo arrivo Matri? Ha trovato il centravanti, uno pratico, uno che insomma a questi livelli può fare, soprattutto se gli viene data fiducia, se non deve guadagnarsi la maglia da titolare ma va in campo anche per le assenze degli altri. Matri è un giocatore interessante e c'è un parallelo, Walter,
cioè la Lazio era messa malissimo, la vittoria di ieri ha tranquillizzato molto l'ambiente. Allora io penso al Napoli, due gare in casa col Brucio e con la Lazio, è un po' un match ball di questo inizio di stagione, non li deve sbagliare, perché poi con le vittorie, e sarebbe in questo caso la prima col Brugge o la prima con la Lazio, ritorna un po' d'entusiasmo. Però attenzione, perché la Lazio è una squadra strana, ha avuto un agosto terribile, ha perso la Supercoppa italiana, ha perso il preliminare di Champions anche per delle sviste di mercato abbastanza clamorose, perché di fatto ha giocato il ritorno senza l'attaccante, però è una squadra comunque che mette in difficoltà spesso molto gli avversari, soprattutto quando arriva a giocare tranquilla. C'è un vantaggio però che non va sottolineato, non va sottovalutato, Walter, giocherà a Dnipro, una trasferta lunghissima, però giovedì sera. Io credo che il Napoli debba sfruttare questo fattore campo sia per la Europa League, ma anche e soprattutto per la partita di domenica sera al San Paolo. Ti salutiamo, buonanotte, Marco Cherubini, Sport Media. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao Marco, buonanotte. Grazie a Marco Cherubini. Allora, siamo davvero al giro finale. Bruges farà turnover Sarri, perché ha la prima esperienza, onorevole Mastella, di Europa? Credo di sì, mi pare che sia naturale questo, non fosse altro perché credo che all'inizio sul Bruges conterà abbastanza sul personale che ha, però come si è detto, e secondo me domenica con la Lazio diventa, diciamo, molto molto importante. Io spero ci sia anche una divinità, insomma, di là, per cui dopo l'anno scorso che ci è andata male il rigore, e quest'anno insomma si vinca e qualcuno magari ci agevoli, ci dà una mano a ricomporre, quindi a ristrutturare e a riprenderci. Allora, una domanda davvero a Fedele: dovesse capitare domenica sera un penalty in favore del Napoli, Higuain, chi si presenterebbe sul dischetto? Higuain? Tony, per te? Ma non credo Higuain, credo sicuramente che Higuain. Credo che ci sia. Allora lo fai apposta, tutto ciò che dice Fedele gli vai contro. Gli dai contro, allora è vero. Allora è vero. Mi tengo bordone. Senti Enrico, c'è una fronda contro il direttore, però c'è io un devo po', dire prendo le sue posizioni senza no, se senza male. Allora no, però notato, spieghiamo della, del papiglione. Meno male che ha notato la fronda contro Fedele e non si è accorto della fronda contro Sarri. Ecco, tra l'altro. No, perché ma ti iscrivi, ti iscrivi al partito di Fedele? No, perché ti regalerà il papillon giallo. Te lo regalo. Per chi ama Fedele, tutti quelli che lo amano, tu lo vuoi, Clemente, Clemente, lo faccio arrivare a casa. Sì, però lo metto qua dentro, lo esibisco, insomma, per un po'. Tu non ti iscrivi al partito di Fedele? No, io sono amico, quindi già sono iscritto d'ufficio, però. No, perché l'onorevole Mastella ha pronto un altro partito. Hai pronto un altro partito? No, ascolta, io in questo caso era il partito del Napoli, cioè nel senso del partito del Napoli si riprende, ecco, quindi come tifoso. Non, però insomma, ecco, ci sono le condizioni per riprendersi, questa è la verità. L'unica cosa che può dire, spero che Sarri sappia dare quella motivazione giusta, perché secondo me il dato è anche psicologico, cioè Higuain voleva andare via e rimane, insomma c'è qualcosa, all'attacco, noi diciamo tutti quanti, questa grande capacità offensiva, sì, però se dopo l'offensività e quello gioca 10 minuti e quell'altro non gioca, insomma diventa un problema. Anche perché tenere tu tieni 10 missili balistici e poi ne utilizzi 3 e dopodiché ci sono problemi. Non abbiamo aperto l'interessantissimo dibattito su chi sia la migliore spalla di Higuain. Beh, lo faremo magari anche la prossima settimana, anche perché Gabbiadini, hanno giocato tutti e tre. Gabbiadini, che pure è stato relativamente opaco rispetto al suo solito, ha fatto 2 assist ieri. Gennaro, secondo te farà turnover giovedì o considerando un po' di delusione meglio mandare in campo i titolari e provare a vincere? Io spero che faccia un turnover intelligente, nel senso che... Che vuol dire intelligente? Intelligente che non si stravolge tutta la squadra e mette 11 giocatori nuovi in campo, perché io credo che per assimilare certi meccanismi i giocatori devono giocare insieme, devono sempre giocare insieme. E magari questa potrebbe essere anche l'opportunità di vincere una gara e far sì che e magari di mano a mano torna l'entusiasmo. Un po' di autostima, un po' di qualche anno fa. Questo credo, dico. È evidente che l'entusiasmo intorno al Napoli è determinante, no? E invece al momento c'è freddezza. Ho detto prima, una vittoria, la vittoria è la medicina giusta per tutti i mali. Però Walter, non può esserci vicinanza soltanto quando si vince
o soltanto quando al mercato arriva un grande campione. Io ricordo quando... Diego, scusami se ti fermo. Allo solo. Juventus Stadium, sabato sera, appunto, squadra che ha fatto la finale in Champions e ha perse due, ne pareggia uno, le hanno fischiate. Infatti, in giù, così come la prima giornata di campione, è stato fischiato Pogba per quasi tutta la partita. Il calcio è questo. Sono esigenti, però, è giusto che sia così, no? Dicevo un'altra cosa, ricordo, e penso tutti, siamo cresciuti con questo mito del San Paolo sempre pieno al di là di tutto. E ricordiamo probabilmente tutti di come negli altri stadi si faceva la corsa al biglietto soltanto quando o si lottava per lo scudetto o arrivava un grande campione oppure quando c'era un match di cartello. Siamo giunti allo stesso livello, credo che siamo giunti allo stesso livello. Della vicinanza al proprio pubblico sarebbe auspicabile. Il Napoli lavora, vive altrove. Il giocatore del Napoli è inibita ogni forma di presenza e di comunicazione con i tifosi. Ogni forma di comunicazione con i tifosi. Ogni forma di comunicazione con i tifosi è impedita ai giocatori del Napoli. Il Napoli in questo momento è tenuto anche un po' lontano dal proprio pubblico. Il pubblico del Napoli non può assistere agli allenamenti. Il Napoli non fa mai una prima sessione di allenamenti al San Paolo. Tu sei grande tifoso del Napoli, io so quanto tieni al Napoli e ricorderai, caro amico, che l'ultima vittoria del Napoli era datata 1990, la Supercoppa. Da quel momento Napoli non ha vinto nulla, ha conosciuto la B, il fallimento, la C. Mi risulta, e mi correggerai se sbaglio, che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 Coppa Italia, una Supercoppa, ha fatto una semifinale in Europa League. Sta per costruire lo stadio nuovo, tutto è subito, credo non sia possibile. Costruire uno stadio nuovo, ma... Comunque, se posso dire la mia, io preferisco pensare che Napoli sia l'unica squadra che ha un'intera metropoli alle sue spalle. Preferisco pensare che il Napoli abbia 6 milioni di tifosi del mondo. Preferisco pensare che il Napoli generi un merchandising che è secondo forse soltanto a quello della Juventus. Preferisco pensare che sia strano che non abbia vinto, non che sia notevole che abbia vinto 2 Coppe Italia. Il Napoli ha un posto, il Napoli ha un posto di elezione tra le squadre migliori del campionato italiano. Maurizio ha detto una cosa fondamentale, essenziale, rispetto a tutti i paragoni che noi facciamo, Torino, Milano, il Napoli è l'unica grande metropoli del calcio che ha una sola squadra e c'è un rapporto così trasversale e così particolare nei confronti della squadra che il Napoli deve aprirsi molto di più verso non solo i suoi tifosi, ma verso la sua città. Oggi questa è una anche delle possibilità che fanno sì che i tifosi non siano così legati alla squadra. Siamo veramente in chiusura, rapidissimo, Mastella, Iezzo. Il fatto che il Napoli, rendete conto che fino a Roma sono 2 squadre, questa è la crisi del Mezzogiorno, anche questa è la crisi. Iezzo. 4 anni fa, 5 anni fa c'erano gli stessi problemi. Noi ci allenavamo sempre a Castel Volturno e c'erano 50, 60, 70 mila persone sullo stadio. Io credo che, secondo me, la gente si è stancata della poca chiarezza, da parte della società nel discorso degli obiettivi. Questo è il mio parere. Allora, siamo in chiusura. Prima di salutare Annalisa Rea, finale Sampdoria-Bologna, com'è finita a Genova? È finita 2-0, Sampdoria 2, Bologna 0. Allora buonanotte, vi do gli ultimi riferimenti, vi ricordo di seguirci su Tutti in Campo 9 Twitter, Facebook invece Tutti in Campo e abbiamo anche delle repliche, seguiteci ancora il lunedì alle ore 21 su Canale 9, il numero 10 del Digitale Terrestre, ovviamente siamo in diretta, ma il lunedì e il martedì a 12:15, sempre su Canale 9, ci ritrovate in replica su Levante TV numero 173 del Digitale Terrestre alle 23 e il martedì alle 14 e alle 21. Grazie. E allora, buonanotte ad Annalisa. Siamo ai saluti finali, fa parte della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, tra l'altro sarà protagonista il giovedì sera col grande calcio di Canale 9. Buonanotte Diego De Luca. Grazie, buonanotte a tutti. Tony Iavarone, buonanotte Tony. Buonasera. Enrico Fedele, buonanotte Enrico. Buonasera. In una forma strepitosa l'ho trovato stasera, Maurizio De Giovanni, il portierone di Tutti in Campo, Gennaro Iezzo. Grazie per essere venuto, farà parte della nostra squadra, Clemente Mastella. Buonasera. Ma l'applauso più grande lo destiniamo a lei. Buonanotte Raffaella Fico. Buonanotte Walter De Maggio, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, sigla, ciao.